Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti. Prima di iniziare una rapidissima nota organizzativa, il programma è stato leggermente rielaborato, non nella sostanza ma nella forma, perché abbiamo dovuto tener conto del fatto che sia la nostra rettrice sia il vicepresidente della Regione Abruzzo non potevano essere presenti nella prima parte della mattinata, ci hanno chiesto di poter essere presenti nella seconda parte della mattinata e quindi i loro interventi sono stati spostati a ridosso della chiusura del workshop. Per il resto il programma è quello che vedete qui, quindi una parte più prettamente tecnica all'inizio e alla fine conclusioni anche con considerazioni che, diciamo, da parte del vicepresidente della regione e della rettrice avranno connotati anche più diciamo, strategici e di visione più ampia. Allora, quindi possiamo dare inizio alla giornata. La prima presentazione che terrò io riguarda l'organizzazione generale del progetto e lo stato di avanzamento. Ci tengo prima di tutto a dire che questo per noi è un momento importante di confronto sui temi tecnici. Abbiamo già avuto occasione di presentare il progetto in modo piuttosto generale, piuttosto ampio, in altri incontri pubblici. Oggi invece l'idea è di entrare un pochino più nel merito, anche perché, come dirò più avanti, abbiamo la volontà di rendere visibile al comitato scientifico del progetto, che poi vi presenterò, lo stato di avanzamento del progetto stesso. Siamo a metà più o meno del cammino, più avanti vedremo i dettagli delle date e quindi ci tenevamo a questo riscontro. Allora, partiamo con la presentazione del progetto. Come sapete, il tutto parte dal fatto che dopo il 2009, dopo gli eventi sismici del 2009, c'era da individuare per questa città e per l'università che in questa città opera una linea guida, una linea di indirizzo per rilanciare il contesto locale. E in questo senso fu concordato all'epoca tra la non ancora rettrice, sarebbe diventata rettrice di lì a poco, e il Ministero per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, il Ministro Barca, fu concordata l'idea di indirizzare una parte dei fondi messi a disposizione per la ricostruzione verso un progetto di ricerca che mirasse proprio a questa piena integrazione tra città e università. Ci tengo a dire, lo dico sempre, che quei fondi si chiamavano stanziamenti 5%, hanno avuto sempre questo nome, perché riguardavano il fatto che tutto ciò che veniva messo a disposizione per la ricostruzione pesante della città generava un 5% di accantonamento da mettere a disposizione per il rilancio e lo sviluppo socio-economico della città stessa. Ecco, di quel primo 5%, un 5% è stato dedicato a questo progetto e stiamo parlando di 5 milioni di euro. Quindi, per darvi un'idea della dimensione del flusso diciamo, di risorse che è arrivato in questo territorio per la ricostruzione pesante, per darvi una dimensione anche della quantità di danni che il terremoto ha generato, avendo colpito in modo importante una città di dimensioni medie per le realtà italiane. Quindi questo era per darvi un quadro generale. Abbiamo da subito pensato che l'obiettivo dovesse essere quello di rilanciare la città verso una ricostruzione che integrasse le tecnologie dell'Internet delle cose e che orientasse la città a uno sviluppo smart, e questo è stato da subito il punto di mira. Dopodiché dal Ministero abbiamo ricevuto due indicazioni importanti, ovvero l'idea era quella di sicuramente indirizzare la città verso questo modello smart, ma allo stesso tempo c'era la volontà di integrare al meglio città e università. Può sembrare strano questo in una città che ospita un'università da decenni, e storicamente, se vogliamo andare diciamo più in là nella storia, forse da centinaia di anni. Può sembrare strano, ma è così. Il terremoto ha scoperto una città e un'università che non erano pienamente integrate, vivevano in simbiosi l'una dell'altra, ma non avevano una reale capacità di integrazione e di sfruttare al meglio le opportunità che questa integrazione può rendere possibili. Quindi questo è stato ed è uno degli obiettivi importanti di questo progetto, diremo più avanti come stanno andando le cose. In quest'ottica si è pensato di sviluppare un modello di tipo Living Lab, cioè quindi una città laboratorio
nella quale le tecnologie che si vanno a introdurre nello sviluppo e nella ricostruzione urbana diventassero attrazione, capacità, maturassero la capacità di attrazione rispetto a player esterni, il più possibile di alto livello, interessati a, diciamo, a popolare questo modello, a popolare questo laboratorio urbano. Lo abbiamo fatto chiaramente seguendo due diciamo, principali assi. Uno, quello appunto di sviluppare infrastrutture sperimentali, sfruttando l'opportunità offerta, tra molte virgolette, dal fatto che stiamo ricostruendo la città. Cioè, di fatto siamo di fronte a un greenfield, è una cosa rara nell'ambito dello sviluppo tecnologico, è tristemente rara in questo caso, ma è un'opportunità che va colta. E cioè non abbiamo i classici vincoli che in una città che vive in realtà ci sono nell'introdurre nuove tecnologie. Si va ad impattare con il quotidiano, si va ad impattare con la continuità della vita e dei servizi che sicuramente non possono essere interrotti. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto è cercare di fare leva il più possibile su competenze scientifiche locali mature e con elevata capacità di impatto sullo sviluppo dei concetti di Smart City e di IoT. Quindi questi sono stati i due principali assi del progetto. Su questi due principali assi abbiamo costruito un po' una struttura per semplificare a layer. Quindi dal punto di vista sperimentale a destra abbiamo una parte di infrastruttura ottica che, oltre ad essere a servizio di una rete metropolitana per la pubblica amministrazione, è essa stessa oggetto di sperimentazione di nuove tecnologie ottiche. E abbiamo una parte radio, chiaramente, che deve partire dai punti di presenza della rete ottica e offrire una connettività pervasiva allo stato dell'arte, e poi un livello di astrazione adeguato che consente alle applicazioni sovrapposte di poter utilizzare le tecnologie sottostanti. Sulla sinistra invece ci sono, adesso sintetizzate per macro aree, diciamo, gli skills di ricerca locali su cui abbiamo inteso focalizzare il progetto nei diversi ambiti. Quindi, per quanto riguarda la parte di rete ottica, c'è tutto il tema del networking ottico per le reti 5G e diremo poi come questo modello, diciamo, questa impostazione, l'attività di ricerca preesisteva al fatto che poi il 5G è diventato un elemento importante in questa città, come dirò più avanti. Abbiamo il tema della caratterizzazione delle linearità, della modulazioni spaziali utilizzate nelle fibre ottiche multicore, multimodali e multicore, che oggi sta diciamo, presentandosi come un fattore moltiplicativo di capacità importante nelle comunicazioni ottiche. Nella parte, diciamo, intermedia, nella parte di connettività radio, sicuramente ci sono tutte le tecniche cognitive, la localizzazione, la codifica, il network coding, e più in generale l'elaborazione distribuita delle tecniche di protezione dell'informazione, e poi le reti cosiddette neutrali dal punto di vista dell'energia, cioè cercare il più possibile di pensare alle comunicazioni radio come nativamente autonome dal punto di vista energetico o capaci di essere minimamente dipendenti da fonti esterne. E a livello del terzo layer, l'attività qualificante da un punto di vista della ricerca sono la generazione dinamica di servizi, le coreografie e di servizi cosiddette, sulle quali, diciamo, come per gli altri ambiti, più avanti avrete un focus specifico da parte dei colleghi che diciamo, si occupano degli aspetti specifici di progetto. Ecco, questi sono i nomi delle persone che hanno con me lavorato e stanno coordinando, lavorato, diciamo, in realtà no, perché poi sotto di noi abbiamo tutta una serie di persone, che soprattutto giovani, che voglio ricordare, lo farò più volte, per l'importanza che stanno avendo sul progetto e l'impatto che stanno avendo sul progetto, quindi studenti postdoc, studenti di dottorato, fino ad arrivare agli studenti dei nostri master. Dicevo, il progetto, così come ve l'ho presentato, ha sovrapposti tre azioni pilota. Le tre azioni pilota che abbiamo scelto sono il monitoraggio strutturale, la gestione energetica degli edifici e l'ICT per i beni culturali. Abbiamo scelto questi tre perché, diciamo, intanto ci sembrava non opportuno lasciare il progetto soltanto come una pavimentazione, senza metterci sopra qualcosa di viaggiante che dimostrasse effettivamente la capacità di realizzare applicazioni innovative, e dall'altra perché avevamo comunque dei temi caldi, delle vocazioni proprie di questo territorio. Ecco, il monitoraggio strutturale lo era già come competenza, lo è diventato dopo il terremoto ancora di più un tema importante, ma
come potete immaginare, con il susseguirsi delle crisi sismiche italiane è diventato un tema assolutamente nazionale, e cioè quello di poter avere una capacità di identificare situazioni di vulnerabilità specifiche nell'ambito del patrimonio edilizio nazionale. E la gestione energetica degli edifici è un tema assolutamente di interesse a livello mondiale, vista la voce che gli edifici hanno nell'ambito del bilancio energetico mondiale come fattore di consumo, e quindi è importante preoccuparsi di questo, ed è importante preoccuparsi di questo. Vedremo nei due casi che ci sono elementi che lo accomunano, non più basandosi soltanto sull'approccio classico in cui bisognava conoscere molto dell'edificio per poterlo governare, ma oggi si può conoscere molto meno dell'edificio e poterlo governare in modo tutto sommato abbastanza interessante. E poi i beni culturali, per l'ICT per i beni culturali è un tema assolutamente locale, perché questa è una città storica, ma è un tema nazionale, perché l'Italia ha bisogno di stare dentro l'attività di sviluppo di tecnologie per il miglioramento della fruizione dei beni culturali italiani, che in larga parte molto spesso sono ancora dormienti o non conosciuti, proprio per la difficoltà di accedervi, per la difficoltà di poterli visitare o conoscere. Queste sono le tre azioni pilota. I tre livelli di cui vi ho parlato prima vedono i colleghi Cristian Antonelli, io stesso sulla parte che riguarda la connettività radio, e Massimo Tivoli a coordinare le attività di questi ambiti. Vi dico subito che non spenderò, non vi ruberò altro tempo, mettiamola così, su questi due layer, perché ci saranno specifiche e dettagliate presentazioni da parte dei colleghi. Vi dirò soltanto qualcosa su questo, perché è di mia diretta responsabilità, e spenderò qualche parola nell'introdurre le azioni pilota, non perché voglio entrare nel merito tecnico, cosa che faranno i colleghi, ma perché vorrei usare questo come aggancio per poi far vedere come queste azioni pilota, che sono così collegate al contesto locale, a questa università, a questa città, a questo territorio, sono state elemento fondamentale per poter candidare la città ad essere una delle città che ospiteranno i trial 5G in Italia nei prossimi 3 anni e mezzo, insieme ad altre città. Vi dirò più avanti. Benissimo, però dicevo prima che questo è anche un momento importante per noi, perché chiamiamo per la prima volta ad ascoltare la nostra relazione sul progetto il comitato scientifico che è stato identificato fin dall'inizio. È un comitato scientifico in cui sono presenti persone che nei settori che abbiamo finora elencato svolgono attività di ricerca qualificata, hanno un punto di osservazione importante, e ci interessa che loro raccolgano lo stato di la descrizione dello stato di avanzamento del progetto e ci facciano avere ogni possibile utile indicazione su come migliorare le cose, su dove intervenire, su come eventualmente provare a rilanciare l'azione e renderla più efficace. Quindi un ringraziamento va a loro, in particolare oggi non tutti presenti, perché è difficilissimo riuscire ad essere tutti presenti nello stesso posto, ci sono sempre poi condizioni al contorno complesse, per cui due di loro non sono presenti, sono Carlo Fischione e Roberto Scopigno, dovrebbero ascoltarci in streaming per farsi un'idea di come andrà la giornata, mentre ringrazio anche perché presenti di persona Raimondo Betti, Filippo Cugini e Elisabetta Di Nitto, che ringrazio di nuovo per essere qui con noi. Vi dirò più avanti che cosa chiediamo al Comitato Scientifico. Due cose semplici, ma due cose decisamente di valore per noi. Uno è il monitoraggio, appunto, dell'andamento del progetto, cioè gli chiederemo, a valle di questo incontro, con tutto il tempo che vorranno prendersi per realizzarla, un brevissimo report, un feedback su che cosa pensano rispetto all'evoluzione del progetto, sviluppando il più possibile un atteggiamento critico. Ci teniamo a questo. E il punto 2, che è condizionato al fatto che sul punto 1 ci sia qualche elemento di valore riscontrato da parte loro, il punto 2 è
provare a valorizzare e promuovere questo modello, cioè cercare di capire come questo modello può essere promosso il più possibile, sia dal punto di vista delle infrastrutture sperimentali, sia dal punto di vista delle attività di ricerca che si svolgono all'interno di questo progetto, per essere messe a fattor comune in relazione con reti più ampie di ricerca e innovazione. Benissimo, entriamo nel merito della descrizione del progetto. Questo è il percorso dell'anello ottico. Partiamo quindi dalla parte più infrastrutturale di base, il percorso dell'anello ottico. Qui nel cerchio rosso c'è il centro storico, noi siamo qui, diciamo ci troviamo esattamente dove è scritto U2. Lo sviluppo complessivo è di circa 22 chilometri, c'è la possibilità di realizzare anelli anche di più piccole dimensioni, come ci è stato richiesto anche, e come si dirà dopo, per alcune particolari sperimentazioni. E c'è da dire che in una città che si ricostruisce non è banale consolidare un cavidotto con adeguate caratteristiche che ospiti una rete di questo tipo. Non è banale perché ci sono attività in corso importanti. All'interno del cerchio rosso abbiamo la fortuna di poter essere ospitati in una rete di sottoservizi in fase di rifacimento in città, che è una rete di sottoservizi ispezionabile, è un tunnel sostanzialmente, la cui lunghezza è dell'ordine di 17 km in centro storico, e in fase di realizzazione siamo più o meno al 50% delle attività, e nel quale noi troveremo ospitalità, diciamo, non solo per il tragitto che riguarda questa parte, ma anche per tutte le flessibilità che dovessero essere necessarie per realizzare situazioni complesse, per sperimentare innovazioni in ambito di trasmissioni ottiche. Questo stesso percorso sarà però anche a supporto di una rete ottica, una rete metropolitana per la pubblica amministrazione, quindi ha come obiettivo anche quello di collegare tutte le realtà della pubblica amministrazione e le scuole presenti sul percorso dell'anello, che sono la maggior parte delle scuole della città, e qui l'idea è di supportare la digitalizzazione della PA e con due specificità, che sono la gestione dell'emergenza e la continuità operativa, altri temi che si sono mostrati chiaramente molto critici nel 2009 in una città colpita da un terremoto. Ci si è accorti che la capacità di gestione delle emergenze, non tanto da chi è preposto a farla, protezione civile, vigili del fuoco, ma dagli enti stessi, era fortemente deficitaria, non mancava una capacità di reazione strutturata e mancava anche la capacità di garantire una continuità operativa. Ecco, su questo c'è l'idea di lavorare insieme alla PA locale, di investire, lo stiamo già facendo, in parte è stato già portato avanti un pezzo di questo progetto. Ok, arrivando quindi alla parte che più mi riguarda direttamente, che è la parte legata alla connettività radio, questi sono gli obiettivi originari del progetto. Quindi l'idea era quella di stare nell'ambito delle modulazioni spaziali, quindi quelle modulazioni che utilizzano la molteplicità di antenne in trasmissione e ricezione come elemento attivatore di un moltiplicatore di capacità, quindi come una possibilità di poter aumentare la capacità di canale sfruttando la disponibilità di più antenne. Ecco, all'interno di questo grande contesto, le modulazioni spaziali rappresentano una particolare modalità operativa che consente, diciamo, di coniugare complessità e risultati in modo tale da rendere immediatamente spendibile la molteplicità di antenne disponibili. Il secondo punto va sotto il nome di network coding, ma più in generale sono tutte quelle tecniche di elaborazione e protezione dell'informazione che prevedono un uso distribuito, una distribuzione della capacità elaborativa all'interno della rete. Quindi non c'è più una gestione end-to-end, ad esempio, della codifica di canale, ma la codifica di canale è distribuita all'interno della rete, è parte integrante dei percorsi dell'informazione all'interno della rete. L'ultimo tema è quello delle reti neutrali dal punto di vista dell'energia, è un tema su cui stiamo lavorando con una buona intensità
soprattutto dal punto di vista del posizionamento teorico, cioè dell'individuare quei limiti dentro i quali poi da un punto di vista pratico ci si potrà muovere per realizzare soluzioni diciamo trasferibili dalla ricerca al mondo reale. E quindi si sta valutando la possibilità di utilizzare soluzioni che permettano la simultanea trasmissione di informazioni e di potenza radiofrequenza, e questo diciamo sta facendo maturare una modellistica che permette di capire quali sono i limiti di questo approccio entro i quali poi ci si potrà muovere per sviluppare soluzioni reali. Da un punto di vista della infrastruttura sperimentale c'è la volontà di rendere disponibile una copertura della città alle frequenze che sono tipiche dell'IoT, sono oggi tipiche dell'IoT, 169 MHz, 860 in Italia, 868, 2 GHz e 4 e così via, c'era una, inizialmente, lo devo dire per onestà, c'era una, come dire, una certa tendenza a tener presente quello che sarebbe stato il 5G, ma senza grosse aspettative, perché il 5G atteneva a un mondo in cui gli operatori, se non erano presenti gli operatori localmente, ben difficilmente si poteva fare una sperimentazione qualificata. Noi stavamo continuando a cercarne, ma diciamo eravamo abbastanza convinti che il grosso delle attività lo avremmo fatto sulle bande non licenziate. E lì dentro avevamo idea di diciamo occuparci e tener presente queste caratteristiche principali, la capacità di localizzare le sorgenti, di realizzare un monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici, di realizzare una capacità di riconoscere i cosiddetti spazi bianchi, cioè le porzioni di frequenza non utilizzate e da poter utilizzare secondo tecniche cognitive, la sicurezza delle informazioni e il tema dell'efficienza energetica. Voglio sottolineare un punto fondamentale che è questo, perché so che una delle osservazioni che arriva dalla città è: ok, ci state, come dire, riempiendo di onde radio, ci state sottoponendo a una pressione da un punto di vista dell'esposizione ai campi elettromagnetici eccessiva nel nome della sperimentazione. Allora, quella voce lì serve proprio perché vorremmo dare cognizione continua, diretta, trasparente sullo stato diciamo, di occupazione a radiofrequenza, del rispetto dei vincoli, ma non tanto semplicemente per dire siamo sotto la soglia, ma per far vedere che se si lavora insieme si possono raggiungere obiettivi di qualità, non di raggiungimento, diciamo non di stare sotto le soglie, ma il più possibile di ridurre l'esposizione a radiofrequenza, soprattutto per le frequenze più critiche per l'esposizione diretta. Quindi quella voce è molto importante e su quella stiamo lavorando con grande attenzione. Ok, veniamo ai casi d'uso. I casi d'uso, vi ho detto, quindi sulle altre voci ci saranno presentazioni da parte dei colleghi e quindi lascio a loro il dettaglio. Anche sui casi d'uso ci saranno presentazioni di Vincenzo Cattulli, di Alessandro D'Innocenzo e poi di Stefano Busaporci, ma io voglio darvi una descrizione generale perché questo mi serve per completare il punto di vista del progetto. E tra l'altro sono, come dire, come sempre accade, le slide si usano, riusano, ripropongono, aggiornano, quindi queste sono slide che provengono dai colleghi, che io ho utilizzato per alcune presentazioni generali e che adesso utilizzo per fare una sintesi. La sintesi che voglio fare è questa: la competenza in questo ambito viene da molto prima del terremoto del 2009. Il terremoto del 2009 chiaramente ha reso ancora più evidente, pressante e necessario occuparsi di questi temi, e la palestra utilizzata per mettere a punto modelli e tecniche è stata una basilica molto importante in città, che è la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, una chiesa trecentesca che a causa del terremoto ha subito un danno rilevante, il collasso di tutta questa zona, parte del transetto, l'arco trionfale. E diciamo, quello che abbiamo fatto è stato installare all'interno della basilica fino a 31 nodi sensori wireless, accelerometri, inclinometri e estensimetri, per seguire l'evoluzione dello stato della basilica, grazie al fatto, come mi ricorda sempre Vincenzo, che c'era un modello agli elementi finiti precedentemente realizzato e molto affidabile, grazie al quale è stato possibile
come dire, effettuare correlazione tra i dati provenienti dalla struttura e le informazioni provenienti dal modello modificato a valle dei crolli e tenendo conto anche delle strutture provvisorie inserite all'interno della basilica. Questa attività è andata avanti per un po' di anni, è diventata una palestra fondamentale, abbiamo registrato tramite questa palestra eventi sismici più o meno importanti, più o meno vicini, e come risultato diciamo, si è ottenuta la capacità di mettere in relazione le informazioni provenienti dal sistema di sensing con la modellistica preesistente. Ci apprestiamo adesso a trasferire questo stesso modello su un altro palazzo storico dell'università che è Palazzo Camponeschi e successivamente vorremmo arrivare a una decina, siamo su quell'ordine di grandezza, di edifici da monitorare con diverse caratteristiche costruttive chiaramente per cercare di avere una copertura il più possibile ampia delle tipologie di edifici. Detto questo, ci siamo accorti però di un fatto, e cioè che in realtà poi ci sono state le altre crisi sismiche che hanno evidenziato come non è un problema soltanto locale, ma è un problema di dimensione nazionale. La qualità degli edifici è critica, mi sembra che il 44% del territorio nazionale è soggetto a rischio sismico rilevante, con un corrispondente 36% della popolazione. Mi sembra di aver letto che il 60% degli edifici attualmente presenti in Italia sono stati costruiti prima delle nuove normative sismiche, quindi hanno tutti un grado di vulnerabilità che può essere significativo. Allora, come approcciare al tema del monitoraggio strutturale su una così ampia dimensione di edifici, anche di dimensioni il singolo, scusate il gioco di parole, piccole. Ecco, oggi l'approccio è tutto basato su un modello, e cioè si parte dalla modellazione e poi in base alla modellazione e alla rete di sensori si cerca di capire se ci sono si stanno evidenziando delle vulnerabilità, delle criticità. L'approccio di lungo termine noi riteniamo che possa essere più significativamente basato sui dati e quindi in questo senso stiamo cercando di spingere affinché si sperimenti questo tipo di approccio innovativo e si cerchi quindi di ridurre la complessità di approccio di start-up al monitoraggio strutturale a vantaggio della dimensione, ecco perché il cerchio è più grande, della dimensione dell'area di monitoraggio sulla quale si può incidere. Stesso identico discorso, ma con una velocità di evoluzione diversa, lo stiamo facendo per quanto riguarda il Building Energy Management. In questo caso l'approccio basato sui dati è già molto avanti e lo è per un fatto specifico, prima di tutto perché c'è in questo contesto già una maggiore familiarità con questi temi. Secondo, perché abbiamo avuto la fortuna di iniziare la sperimentazione su un edificio che è questo in cui siamo ospitati, che dispone di un sistema di gestione energetica avanzato, nonostante sia un edificio pubblico, una volta tanto all'interno abbiamo trovato un sistema, management system piuttosto completo, e quindi è stato possibile, e con uno storico di informazioni, anche questo non da trascurare, importante in pancia, cioè abbiamo trovato dati degli anni precedenti che ci hanno consentito di verificare che i metodi predittivi basati sui dati avessero senso, tenessero. Detto questo, siamo alle soglie, inizieremo tra poco, di una sperimentazione di tipo attivo, cioè il controllo, si passa dall'analisi dei dati alla verifica degli algoritmi, si passa al controllo vero e proprio. Quindi a breve inizieremo qui ad attuare per primo in questo edificio il modello di Living Lab, perché questa attività tra l'altro la facciamo in collaborazione con l'Università della Pennsylvania che sta collaborando scientificamente su questi temi e riceve con continuità i flussi di informazioni che arrivano da questo edificio e metterà a punto gli algoritmi insieme a noi. Chiaramente passando per il web tutta la complessità e la necessità di gestire alcuni aspetti rilevanti. Passo all'ultimo caso d'uso, dico come è nata l'idea, poi in realtà adesso trova sviluppi molto più importanti. L'idea è nata visitando uno degli edifici storici del nostro Ateneo e accorgendoci che c'erano dettagli strutturali che non avrebbe visto più nessuno perché di lì a poco sarebbero stati coperti. Qui siamo arrivati tardi, ma qui c'è una
la volta di un corridoio tutta a mattoncini, credo risalga al 500, che era uno spettacolo a vederla, diciamo, prima che intervenissero, qualcosa del genere. Ecco, questi dettagli non saranno più visibili perché semplicemente verranno coperti dalla pavimentazione, dalle strutture di rinforzo e quant'altro. Quindi ci è venuta l'idea di realizzare dei modelli tridimensionali passando per immagini, quindi a basso costo, fatemi passare questo termine da un punto di vista computazionale e dei costi veri e propri, per poi poterli riproporre con tecniche di realtà aumentata. Lo abbiamo fatto, abbiamo utilizzato le tecniche Structure from Motion e abbiamo prodotto alcuni risultati che sono stati incoraggianti. Lo stesso modello l'abbiamo utilizzato anche per un'altra emergenza artistica presente in città particolare, che è quella di installazioni d'arte sui ponteggi degli edifici in ricostruzione. È stata fatta una call internazionale in questo senso, sono arrivate produzione artistica qualificata che è installata su questi ponteggi, arricchisce la città in questa fase in cui sicuramente la città, come dire, non si presenta al meglio, ma che verranno rimossi al termine dell'attività del cantiere. Quindi per far sì che in futuro si possa avere anche cognizione di quello che è stato la città nel periodo della ricostruzione, anche dal punto di vista delle emergenze artistiche, abbiamo fatto lo stesso lavoro, quindi su un approccio completamente diverso, modellazione 3D per riprodurla con tecniche di realtà aumentata. Ecco, perché ho voluto citare questi tre casi d'uso? Perché questi tre casi d'uso, quando la città è stata, diciamo, proposta come sede, una delle cinque città per sperimentare il 5G in Italia, il 5G in Italia verrà sperimentato a Milano, area metropolitana, poi centro, L'Aquila e Prato, le due città sono insieme, al sud Bari e Matera. La città dell'Aquila è stata inserita nel novero delle città candidate per la sperimentazione 5G perché ha mostrato un ecosistema favorevole alla sperimentazione tecnologica. Cioè, tutto quello che vi ho raccontato prima, insieme chiaramente a una illuminata amministrazione locale, in particolare di alcuni giovani dell'amministrazione che hanno compreso l'importanza di questo modello, grazie alla nostra rettrice che lo ha spinto fin dall'inizio, ha consentito di far sì che la città dell'Aquila fosse dentro questo ristretto novero di città che sperimenteranno il 5G. E l'Italia in questo caso è la prima in Europa a partire da un'attività così strutturata di sperimentazione. Questo è stato un risultato importante perché ci ha subito permesso di avere grande visibilità e capacità di attrarre interesse da parte di player tecnologici importanti. Ma la cosa più importante per me è che quando sono venuti qui e hanno visto quello che avevamo in campo, in particolare questi tre casi d'uso, li hanno immediatamente portati dentro la sperimentazione. Perché sono maturi, perché sono rappresentativi di quello che è quelli che sono gli orizzonti di sperimentazione del 5G, come vi farò vedere tra un po', e quindi il 19 di aprile abbiamo avuto qui in questa stessa aula un incontro importante su questo tema, nel quale il vice ministro con delega su questo tema, Antonello Giacomelli, ha riconosciuto che nel suo giro in Italia, nelle cinque città che stanno ospitando la sperimentazione, ha trovato qui una situazione un ecosistema molto più favorevole che in altri posti. È il Greenfield di cui vi parlavo prima, che non è solo di strutture, ma è anche forse di allineamento di mentalità tra persone che capiscono che in questo momento questo è un percorso obbligato. Ecco, qui ho provato a mappare i tre casi d'uso di cui abbiamo parlato in quello che è un po' il dominio dei casi d'uso del 5G, in cui si cerca con il 5G di rispondere a tre obiettivi fondamentali. In basso a sinistra abbiamo l'IoT massivo, cioè i milioni di dispositivi che producono flussi informativi, e la rete deve essere capace di governarli in modo efficace ed affidabile. E dall'altra parte abbiamo la bassa latenza e l'alta affidabilità, cioè tutte quelle applicazioni per le quali non è pensabile avere latenza non controllata e garantita, non è pensabile avere bassa affidabilità. Ecco, come killer application, in basso a destra avete self-driving car, no? le automobili a guida autonoma. È impensabile che nel caso di guida autonoma ci sia una latenza non controllata nelle comunicazioni tra l'automobile e le altre automobili, o l'automobile e le infrastrutture stradali. È evidente che non è possibile derogare da un stretto controllo della latenza.
In alto abbiamo l'Enhanced Mobile Broadband, cioè le applicazioni ad elevatissima domanda di banda, parliamo di radio, per le quali diciamo, il 5G si propone di essere come dire, capace di superare gli attuali limiti e arrivare al gigabit, al secondo, sul terminale come prospettiva di più elevato livello. Noi abbiamo provato a mappare i nostri tre casi d'uso in questo ecosistema ed è interessante perché se guardiamo il primo, il monitoraggio strutturale, il primo in tempo di pace, dico io, è un massivo IoT, ma in tempo di evento sismico diventa improvvisamente cambia completamente pelle, perché deve garantire latenza controllata e perché deve garantire affidabilità, perché in quel momento io sto gestendo una situazione che è certamente critica dal punto di vista della sicurezza delle persone. Questo è piaciuto molto agli operatori di rete mobile con i quali abbiamo elaborato una proposta per la sperimentazione 5G, e è piaciuto molto perché mette in evidenza la capacità della rete 5G di cambiare contesto, comportamento, risposta in funzione della domanda. Il secondo caso d'uso, quello sul Building Energy Management, è principalmente di tipo massivo IoT, a meno di non pensare a soluzioni tipo microgrid, aspetti del genere che però in questo momento non sono al centro della nostra attenzione. Il terzo caso, ICT per i beni culturali, è da una parte monitoraggio dei beni culturali e dall'altra è fruibilità dei beni culturali attraverso realtà aumentata o comunque qualità video elevata, che mette in evidenza la capacità della rete 5G di produrre, diciamo, di gestire, di governare flussi informativi ad elevatissima banda. Quindi questo esercizio di mappatura l'abbiamo fatto quando è uscito fuori il 5G, noi all'inizio non ce l'avevamo in testa, e questo però per me rappresenta un segnale importante, cioè che il percorso iniziato sta dando i frutti sperati, e cioè sta creando occasioni di risonanza, occasioni di richiamo, di attenzione da parte di opportunità, progetti e player qualificati. Ecco, qui c'è un elenco sicuramente non completo delle principali realtà con le quali nell'ambito del progetto, non è che parlo dell'elenco di collaborazione in generale del nostro Ateneo, ma sono tutte quelle con le quali nell'ambito del progetto abbiamo una collaborazione scientifica. E sottolineo un fatto importante per me, quello il ruolo dei consorzi. Il CNIT è un consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, ci sono tutte le università italiane che si occupano di telecomunicazioni dentro, tanto per dirne una, e qui dentro c'è la rete, ad esempio, di università che si occupano di telecomunicazioni a tutti i livelli, su tutte le discipline che vanno dalle fibre ottiche alle reti, al wireless e così via. Mi è saltato, adesso non vedo perché, c'è anche il CINI, deve essere saltata la riga, non so perché, ma comunque i consorzi sono tutti presenti e rilevanti perché ci permettono di accedere alla rete diciamo di competenze scientifiche nazionali e attraverso essa andare anche oltre. Le altre università sono le italiane nella prima fase e poi ci sono tutte le altre università internazionali con le quali abbiamo collegamenti, e aggiungo per me molto importante l'elenco di aziende qualificate che stanno cominciando a dichiarare interesse, sia quelle di matrice nazionale, sia quelle di matrice internazionale, il cui rilievo oggi è molto molto importante. Qualcomm, diciamo, per chi se la ricorda come l'azienda di Andrew J. Viterbi all'inizio, oggi è diventata un colosso internazionale capace di indirizzare l'evoluzione tecnologica e il supporto allo sviluppo di nuovi standard. Il 5G esiste in larga parte perché Qualcomm ha ridisegnato, riprogettato da zero una parte delle tecnologie abilitanti. Sumitomo è un produttore di cavi in fibra ottica innovativi, ZTE è un player tecnologico cinese che è interessato a quest'area. Diciamo, il motivo è abbastanza semplice, sperimentazione, area nella quale tutto quello che abbiamo detto rappresenta un ecosistema favorevole. ZTE ha appena vinto la gara per rifare l'intera rete di Wind 3, i due operatori che si sono fusi in Italia. Una gara piuttosto importante, quasi un miliardo di euro di dimensione di attività su 4-5 anni, e quindi ZTE sta atterrando pesantemente in Italia,
voleva realizzare un centro di ricerca e formazione, sta pensando seriamente di metterlo qui perché, adesso svelo quello che non è più un segreto, il progetto di sperimentazione 5G sull'Aquila l'università lo ha fatto insieme a Wind3. Quindi, fermo restando che c'è una fase di valutazione in corso e che speriamo di essere, di risultare selezionati per fare questa attività con Wind3, dovrebbe esserci questo allineamento di situazioni da queste parti. Wind3 come operatore che fa la sperimentazione 5G, ZTE come operatore tecnologico che mette in campo un centro di ricerca e innovazione. Quindi le considerazioni conclusive sono le seguenti. Tutto questo si fonda in modo significativo sulle capacità di integrazione multidisciplinare. Questo è fondamentale per noi. Cioè, non parliamo di un progetto in cui abbiamo messo insieme 4-5 settori del nostro Ateneo semplicemente perché messi insieme ci davano un vantaggio di visibilità, di dimensione, di capacità di produzione scientifica. No, al contrario, abbiamo investito in integrazione multidisciplinare che molto spesso, lo sa chi l'ha fatto, all'inizio vuol dire ridurre la capacità di produzione scientifica, in modo anche significativo, perché bisogna, imparare a parlare con colleghi con i quali per troppi anni forse si è parlato troppo poco, e questo richiede sforzo, richiede far crescere dei giovani che siano al confine tra le due o più aree tecnico-scientifiche, però è stato ed è un passaggio fondamentale per noi per il sostegno a questo tipo di progetto, anche perché il trasferimento tecnologico si fa così, avendo basi solide non solo nella propria disciplina scientifica ma anche in quelle che sono abilitanti per la propria disciplina scientifica. Poi il progetto deve rappresentare un fattore abilitante per altre importanti iniziative, l'abbiamo detto, il 5G è già un primo riscontro, l'interesse di ZTE, ma c'è anche interesse da parte di altri player significativi su questo territorio, in ambito automotive, Fiat Chrysler sta guardando a questo territorio con attenzione, e quindi questo fa del progetto uno dei fattori abilitanti per il richiamo di altre iniziative. Altro punto fondamentale è che questo progetto ha caratteristiche in termini di durata temporale, non l'ho citato a sufficiente, il progetto è partito in ottobre 2014, terminerà a dicembre 2019, siamo esattamente a metà del percorso ed è per questo che abbiamo voluto fare questo workshop in questo momento, quindi ha una durata tale e delle caratteristiche tali che ci consentono di investire su una generazione di giovani che potrà garantire il sostegno sul lungo periodo, cioè vorremmo far crescere competenze dentro il progetto, far crescere giovani che alla fine del progetto siano gli attori capaci di mantenere in vita questo modello e portarlo avanti. E a metà progetto è importante potersi sottoporre all'analisi del comitato scientifico per valutare possibilità di miglioramento ed eventuali azioni correttive. Questo è un motivo per noi importantissimo per sfuggire al rischio di autoreferenzialità che c'è sempre in queste situazioni, in cui vorremmo che qualcuno che ha competenza, visione e capacità di critica nei settori scientifici trattati nel progetto ci possa dare dei feedback, ci possa dare delle indicazioni per migliorarlo sempre di più. Questi sono i riferimenti miei e del progetto. Io sono comunque a disposizione per qualsiasi approfondimento, sia sui temi di mia più diretta competenza, sia in generale sul progetto, e spero davvero che anche per il tramite della rete di relazioni che si stia costruendo, il progetto possa maturare, così come ce l'aspettiamo, un interesse, attrarre un interesse importante su un modello che funziona soltanto se ha una formata rete di relazioni intorno, nella quale anche chi viene da fuori a utilizzarlo, a sfruttarlo, far leva su esso, trova un vantaggio. Io vi ringrazio. Rimetto su un attimo il programma che sta purtroppo sulla prima pagina, quello che sta sull'ultima non è più aggiornato. La seconda presentazione da parte di Massimo Tivoli, al quale poi si alternerà Amleto Di Salle, sulla coordinazione dinamica dei servizi per la valorizzazione del patrimonio urbanistico e turistico. Bene, in questa presentazione vi parlerò dello strato di astrazione che è stato introdotto nella presentazione del professor Graziosi,
riguardo all'abilità di costruire applicazioni sopra le tecnologie che poggiano sulla rete ottica, sfruttando un paradigma di composizione di servizi distribuito, che è quello delle coreografie. La presentazione in realtà sarà divisa in due parti. La prima parte che farò io, in cui farò una, diciamo, overview di questa componente di progetto, abbastanza generale, alto livello. Poi ci sarà una seconda parte condotta dal dottor Di Salle, in cui verrà fatta vedere anche una demo su una prima applicazione preliminare sviluppata nell'ambito del pilot relativo ai beni culturali, quindi dove abbiamo cercato di mettere in campo i primi risultati ottenuti in questo senso sul pilot relativo ai beni culturali. Ok, quindi una delle componenti di progetto Incipit prevede lo sviluppo di un middleware per coordinamento dinamico di servizi software eterogenei, dove per eterogenei intendiamo servizi che per esempio utilizzano differenti protocolli di comunicazione, quindi non solo servizi web per esempio su classici protocolli come SOAP, ma anche servizi REST o addirittura THINKS, si è parlato molto di sensori e quant'altro, quindi diciamo servizi di differente natura, e questa diciamo è una prima dimensione di complessità per quanto riguarda lo sviluppo di questa componente di progetto. E l'idea era realizzare un framework integrato che potesse abilitare lo sviluppo basato sul riuso di questi servizi di applicazione a servizi, appunto. Quindi si tratta di comporre e coordinare il comportamento e interazione di questi servizi, e la tecnica che viene messa in campo è quella delle coreografie, che è una tecnica di composizione di servizi software prettamente distribuita, quindi diciamo contrapposta alla classica tecnica di composizione conosciuta col nome di orchestration, che prevede la presenza di un, diciamo, controllore centrale, no? Quindi per la natura delle applicazioni dentro Incipit, chiaramente l'abilità di comporre servizi in modo distribuito è un fattore chiave. Un altro fattore chiave è quello di in qualche maniera far sì che anche l'utente finale potesse, ovviamente indirettamente, avere un impatto sulla composizione di servizi che costituisce l'applicazione. Quindi anche in questo ambito qui, diciamo, questo framework integrato di sviluppo di applicazioni a servizi prevede anche la definizione di profili utenti per quelli che saranno le varie tipologie di utente finale nelle applicazioni Incipit, che possono andare dal tecnico che è impegnato nel, per esempio, monitoraggio strutturale degli edifici, al turista. Quindi insomma l'abilità in qualche maniera di customizzare, di personalizzare questa composizione e quindi l'applicazione finale risultante a quelli che sono i bisogni e le preferenze dell'utente finale. E chiaramente per abilitare tutto ciò si sta sviluppando, verrà offerto e gestito anche un service inventory in cui tutti i fornitori di servizi che in qualche maniera avranno sviluppato un certo interesse di business a far sì che, che i propri servizi possano essere utilizzati nelle coreografie Incipit, possano pubblicare una descrizione dei propri servizi in modo da essenzialmente fare ricerca, management dei servizi coinvolti nella composizione. Diciamo l'approccio molto ad alto livello è un approccio che ha potrei sintetizzare i punti di forza in questo modo. Diciamo, è un approccio innanzitutto model driven, e quindi in un certo senso gode di un certo livello di automazione. Allora, model driven perché? Perché nell'ambito di Incipit anche le persone coinvolte nello sviluppo delle applicazioni nei tre pilot, ma magari anche in altri ambiti che abbiamo visto, non sono necessariamente sviluppatori, quindi non sono necessariamente tecnici o persone che conoscono cos'è un servizio software, una composizione di servizi e quant'altro. Quindi essenzialmente un punto positivo di questo approccio è che nello sviluppo dell'applicazione si è definito un processo di sviluppo che possa permettere l'introduzione nello sviluppo dell'applicazione anche di utenti, personale non esperto, non necessariamente tecnico.
L'altro punto di forza, che un po' ho già accennato, è che è un approccio di sviluppo orientato al riuso, quindi non per forza diciamo tutte le parti che costituiscono la logica dell'applicazione debbano necessariamente ogni volta essere sviluppate da zero, ma anzi, al contrario, quello che si vuole fare con questo approccio è cercare di utilizzare il più possibile servizi, sempre in senso lato, pezzi di software disponibili sulla rete che già magari offrono delle funzionalità che possono essere utili per l'applicazione. Quindi diciamo in sintesi, l'approccio prevede che esperti di dominio, business manager, sviluppatori, architetti del software abbiano in mente un business goal che definisce, caratterizza quella che è la funzionalità di alto livello che offre l'applicazione. Da questa analisi del business goal riescono a tirare fuori una prima modellazione molto astratta di quelle che dovranno essere le attività principali che l'applicazione deve supportare e eventuali utenti partecipanti coinvolti nell'utilizzo di questa applicazione. Sulla slide trovate accennati alcuni esempi concreti, quindi diciamo nell'ambito per esempio di un'applicazione che possa aiutare un turista essenzialmente visitare i punti di interesse nella città dell'Aquila. Tipiche attività di interesse potrebbero essere quelle di prenotare un taxi da una compagnia di taxi locale oppure acquistare biglietti elettronici di mezzi pubblici e quant'altro. Da questo primo modello astratto si continua a ragionare per definire un flusso di controllo tra le varie attività, quindi essenzialmente qual è il flusso di esecuzione delle varie attività che l'applicazione deve supportare, e tutto questo, grazie alla presenza anche di tecnici, viene tradotto in un modello di specifica della cosiddetta coreografia di servizi. Chiaramente il modello, qui iniziamo a entrare nella parte tecnica, è costruito sulla base di uno standard che si usa per la specifica di coreografie di servizi, quindi non sto tanto adesso a dire qual è il dettaglio del modello, comunque è una specifica astratta di quello che sarà, dal punto di vista del workflow, l'esecuzione dell'applicazione. Ora, da questa specifica, poggiandosi appunto su un inventory di servizi, quello che stiamo facendo dentro Mid1, in realtà una prima implementazione già pronta, è stata sviluppare un strumento software chiamato appunto Synthesis Processor, che prende in pasto quel modello, diciamo la specifica della coreografia, permette di selezionare dall'inventory i servizi che dovranno essere utilizzati per implementare le singole attività, quindi le scatolette lì azzurrine che trovate sul modello, e in automatico tira fuori il codice di tutta una serie di artefatti software, prendeteli come dei controllori software, che essenzialmente intercettano i messaggi scambiati tra i servizi software in gioco e instradano questi messaggi in modo da far sì che gli unici flussi di esecuzione possibili siano quelli specificati nella specifica di alto livello. Quindi essenzialmente questo Synthesis Processor fa la sintesi automatica del codice di controllori software per i servizi selezionati in modo da ottenere un'applicazione che sia conforme a livello funzionale, per adesso siamo solo a questo livello qui, sia conforme alla specifica data input. Diciamo queste cose, in particolare il mio gruppo qui all'Università dell'Aquila lavora su queste cose ormai possiamo dire da quasi un decennio, prima diciamo con un progetto che era un FP7 che era Coreos, poi praticamente insieme ad Incipit è partito un altro progetto che fa parte del nuovo programma Horizon 2020, Core Evolution, che sarebbe un follow up di Coreos. Quindi essenzialmente dentro Incipit quello che stiamo facendo è anche un po' trasferimento tecnologico delle tecnologie sviluppate prima dentro Coreos e poi diciamo avanzate all'interno di Core Evolution, portarli nei casi di studio del progetto Incipit. Va bene, per quanto riguarda i risultati ottenuti, chiaramente ci sono tutta una serie di risultati che vanno più da aspetti forse diciamo di nostro interesse prettamente scientifici, aspetti invece
più di interesse generale nell'ambito del progetto, come l'implementazione, diciamo, la realizzazione di un primo caso d'uso per la città dell'Aquila nell'ambito Smart Mobility and Tourism, di cui vi parlerà il dottor Di Salle subito dopo la mia breve presentazione che sto per concludere. Diciamo, una prima implementazione del Synthesis Processor è disponibile in rete, diciamo corredata da documentazione e quant'altro. Quindi può essere anche disponibile per eventuali, diciamo in relazione a quello che diceva il professor Graziosi, per eventuali utenti che vogliano sperimentare con questo tipo di tecnologia. Quindi diciamo un altro obiettivo intorno alle cose che stiamo facendo dentro Incipit è cercare pure di costruire un progetto open source, una comunità di utenti intorno al Synthesis Processor. Ovviamente c'è stato diciamo una produzione scientifica discreta sinora attorno a queste cose qui. I dettagli posso sempre offrirveli, diciamo la slide ne fa una mera sintesi. Abbiamo avuto modo di finanziare, grazie al progetto, due dottorati di ricerca, una borsa di ricerca e un ricercatore di tipo RTDA a tempo determinato. C'è stato un impatto anche sulla didattica, a parte le tesi di laurea, fra l'altro questa slide non è neanche aggiornata, scusate, ma diciamo nell'ambito di due nostri corsi della magistrale abbiamo proprio portato in campo il Synthesis Processor e diciamo gli aspetti più formali, teorici, che sono alla base dello sviluppo di questa tecnologia. E, diciamo, il Synthesis Processor è diventato quindi oggetto di studio in un corso sia di un mio collega, il dottor Marco Atili, sempre di magistrale, e un altro corso sullo sviluppo di servizi di cui io sono titolare. E, diciamo, i due corsi li abbiamo presi anche come un modo per fare sperimentazione sul tool, testing e quant'altro. Ovviamente abbiamo organizzato anche una serie di eventi scientifici intorno sempre a queste tematiche, tra cui una, diciamo, special issue in un journal e workshop collocati a conferenze internazionali. Io per adesso passerei la parola quindi al dottor Di Salle. Buongiorno. Allora, come ha detto il professor Massimo Tivoli, io farò una breve presentazione sulla prima applicazione che abbiamo pensato per l'ambito del Smart Mobility and Tourism. Diciamo, quindi l'idea è quella di fornire inizialmente, diciamo, fornire al cittadino un portale che permetta di poter visitare la città dell'Aquila e i luoghi limitrofi di particolare interesse. Ovviamente non ci fermiamo qui, nel senso che questa è una prima applicazione. L'obiettivo finale è quello di cercare di integrare non solo i vari servizi che vengono messi a disposizione, sia in generale come può essere Google o altri sistemi più general purpose, ma anche servizi e sistemi realizzati ad hoc qui all'interno del nostro territorio. E quindi sulla base di questa idea abbiamo individuato uno scenario ipotetico. Chiaramente questa è una prima versione ed è oggetto di modifiche e di interazione anche con le altre aree del progetto. Quindi inizialmente l'idea è quella di che l'utente inserisce un determinato arco temporale, individua una serie di punti di interesse della città e poi tramite l'utilizzo di servizi che possono essere ad esempio TripAdvisor o anche Foursquare o Google Maps, lì ce ne sono alcuni ma che sono diversi rispetto a quelli che effettivamente poi abbiamo utilizzato, ma non è un problema, perché appunto il nostro obiettivo è quello di cercare di utilizzare al massimo i servizi esistenti. E quindi successivamente viene, una volta appunto individuato i propri punti di interesse, l'utente seleziona ovviamente anche quale tipologia di trasporto vuole utilizzare, ad esempio tipicamente può andare a piedi, e viene individuato quindi sulla base di queste informazioni una serie di possibili alternative e
Una volta diciamo, individuato l'ipotetico percorso, l'utente può selezionare, diciamo, può salvare il proprio, diciamo, appunto il proprio percorso. L'idea è quella che successivamente diciamo, ci saranno in gioco una serie di applicazioni, ovviamente in questo caso sono applicazioni mobile, che avranno il compito di supportare l'utente durante diciamo, la visita all'interno della propria città. Chiaramente il tutto diciamo, dovrà, come obiettivo primario è quello di utilizzare anche tutti quanti i servizi messi a disposizione e che si stanno realizzando per quanto riguarda ad esempio il building automation e il monitoraggio strutturale, quello di cui ha parlato precedentemente il professor Graziosi. Diciamo, l'obiettivo appunto è quello di effettuare una serie di applicazioni che permettano di usufruire di questa mole di informazioni. Ok, diciamo, poi alla fine l'utente può, anche questa è un'altra idea, quella di, una volta terminato il proprio tour, quella di mettere a disposizione tutta la sua esperienza per poter cercare di migliorare ed ottimizzare, quindi raffinare diciamo, le esperienze successive da parte di altri utenti. Ora, sulla base diciamo, di questo scenario abbiamo individuato una prima versione, diciamo, della coreografia, come detto in precedenza dal professor Tivoli, diciamo lo standard de facto per specificare le coreografie BPMN. L'idea qual è? Quella che ci sono una serie di entità in gioco che vengono chiamate partecipanti nel mondo BPMN2 che interagiscono tra di loro in modo distribuito per realizzare un determinato goal. Qui ovviamente il goal è quello di specificare, individuare il proprio diciamo, percorso turistico. Quindi sulla base diciamo, di questa coreografia e come sempre detto in precedenza, abbiamo definito, diciamo, c'è un processo che è stato definito, che è valido, risulta essere valido in generale, che partendo da una specifica della coreografia, come è descritto in alto, diciamo, quindi sono una serie di attività che vengono effettuate in modo più o meno automatico da parte di strumenti che sono a supporto dei vari attori e quindi sviluppatori del sistema stesso, quindi diciamo, partendo dalla specifica della coreografia diciamo, è tramite un cosiddetto inventory, ovvero un inventory non è altro che una collezione di servizi e quindi di descrizione di questi servizi che possono potenzialmente essere utilizzati all'interno della coreografia, appunto vengono generati una serie di artefatti che sono ad esempio questi che sono qui sulla destra ed anche una diciamo vengono generati quindi questa serie di artefatti che possono essere dall'aspetto diciamo di coordinamento oppure come diceva precedentemente il professor Tivoli, l'idea è quella, dato che vogliamo riutilizzare al massimo i servizi, quindi non è, ci possono essere servizi di varia natura come possono essere servizi SOP o anche COP che sono tipici dell'utilizzo di diciamo sistemi IoT eccetera eccetera, quindi vengono generati ad esempio nello specifico dei cosiddetti binding components che permettono appunto di effettuare delle traduzioni o comunque di poter utilizzare quei servizi messi a disposizione all'interno dell'inventory. Tutti questi artefatti alla fine vengono diciamo deployati ed eseguiti all'interno di una piattaforma che ovviamente deve essere il più possibile indipendente, nel senso che vogliamo poter riutilizzare qualsiasi piattaforma cloud che può andare da che ne so, Amazon o Microsoft Azure, diciamo, risulta essere l'approccio, risulta essere completamente trasparente rispetto al diciamo all'ambiente di esecuzione. Quindi questo diciamo è un po' l'idea che ci ha guidato nel realizzare questo primo esempio di applicazione. Vabbè, qui c'è un diciamo una prima, cioè semplicemente uno screenshot, adesso farò partire la demo. Quindi abbiamo l'idea è quella di appunto
iniziare a fare una serie di applicazioni per supportare l'utente e in generale chi vuole, non solo l'utente inteso come mero turista, ma anche persone che abbiano, che ne so, un ingegnere che ha la volontà e l'opportunità di poter usufruire dei dati che diciamo vengono messi a disposizione, ad esempio all'interno di questo edificio. Chiaramente questa applicazione risulta essere molto orientata per il turista. Nulla vieta di poter utilizzare, diciamo comunque di realizzare una serie di applicazioni molto più focused rispetto al singolo profilo utente. Quindi qui diciamo abbiamo i classici punti, diciamo i possibili punti di interesse diciamo dell'Aquila. Queste informazioni sono state vengono prese on demand in questo caso particolare da Google, ma nulla vieta di poter utilizzare altri sistemi esterni per poter appunto prendere queste informazioni. Poi ci sono ad esempio queste altre informazioni che vengono prelevate da Foursquare, se non ricordo male, che è un sistema molto simile a TripAdvisor, e ad esempio poi ovviamente abbiamo anche il tempo, vabbè, diciamo che questo è diciamo è meno importante, anche se nel calcolo del percorso ovviamente la determinazione del tempo risulta essere un fattore chiave. Quindi sulla base di diciamo l'utente può scegliere, ad esempio qui il classico diciamo percorso che uno può fare è diciamo voglio visitare il Forte Spagnolo, quindi il castello, la fontana delle 99 colonnelle, la fontana luminosa, e quindi sulla base di queste diciamo scelta, dove qui sulla destra appunto vengono visualizzati i vari punti di interesse, uno può anche eventualmente ordinarli, può determinare la data di inizio e la data di fine, scegliere il tipo di trasporto, diciamo, ovvero se farlo a piedi o tramite car o diciamo per ora la parte di bus stiamo sviluppando perché ci sono un pochettino di problemi sulla parte dei sistemi informativi che mette a disposizione l'AMA, e quindi in questo caso io posso determinare il relativo percorso che mi permette appunto di andare in questo caso dalla Fontana delle 99 Cannelle al Forte Spagnolo. L'idea è quella di, quindi una volta che io ho individuato il percorso posso salvarlo, e l'idea è quella di successivamente, nel momento in cui io vengo diciamo in città, tramite un'applicazione mobile che stiamo sviluppando, perché l'idea di nuovo è quella di voler integrare ad esempio la parte di realtà aumentata, ovvero io mentre diciamo vado in città mi piacerebbe poter vedere un palazzo che è attualmente in ricostruzione, ma potenzialmente anche tutta la storia di quel palazzo. E quindi l'idea appunto è quella di realizzare un'applicazione integrata che permetta di fare tutto quanto questo. Diciamo, questa è diciamo l'idea. Ok, ho finito. Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo rimodulato il programma perché la persona che stavamo aspettando è arrivata in tempo, quindi siamo tornati al programma originario. Allora, il mio nome è Cristian Antonelli e nell'ambito di Incipict io ho il compito di coordinare le attività che sono strettamente connesse alla rete ottica sperimentale, e in questa presentazione vi darò un po' un'idea di ciò che stiamo facendo, e la presentazione è condivisa con Andrea Marotta che vi parlerà più in dettaglio delle tematiche legate alla convergenza con il 5G. Allora, il professor Graziosi ha già dato un'idea piuttosto chiara di quella che è la rete ottica sperimentale. Comunque, in linea di massima, in questa rete si individuano due sottostrutture. La prima è quella ospitata nella rete di sottoservizi, e in questa sottostruttura la fibra verrà installata su questi ganci che vedete nella rete di sottoservizi. Invece nella sottostruttura più grande la fibra verrà installata in modo tradizionale, ovvero sia con delle mini trincee scavate nel terreno. Ora, fondamentalmente la rete ottica ha lo scopo, da un lato, di fornire alla pubblica amministrazione una connessione a banda larga, no? E questo sarà possibile solo una volta che i lavori saranno effettivamente ultimati. E, dall'altro lato, questa rete ha
l'ambizione di diventare un laboratorio unico nel suo genere, aperto all'utilizzo da parte della comunità scientifica internazionale, e l'unicità sta nel fatto che la fibra non è avvolta su un rotolo poggiato su un banco di laboratorio, ma è installata in, una, in un ambiente urbano reale, con tutti i vantaggi ovvi che da un punto di vista sperimentale, scientifico, la cosa comporta. Io adesso vi parlerò un po' delle attività scientifiche di ricerca che stiamo svolgendo in questo contesto. Da un lato noi ci occupiamo di trovare soluzioni innovative per trasmissioni ottiche ad alta velocità, e dall'altro cerchiamo soluzioni innovative per la gestione delle risorse di rete, ciò che va sotto il nome di networking, in particolar modo tenendo conto della convergenza con il 5G che si sta configurando come una delle attività di ricerca dominanti nell'area delle telecomunicazioni aquilana. Lasciatemi un attimo fare un'introduzione un po' più generale, no? Si parla sempre di trasmissioni ad alta velocità e per certi versi è chiaro perché alla fibra si chiede così tanto, no? Se uno pensa a tutte le applicazioni di streaming che utilizziamo quotidianamente, qui ne sono elencate alcune, a tutti i dati che circolano su Facebook, sui vari media, siti di commercio elettronico e così via scorrendo, tutto ciò produce un'enorme mole di dati da trasferire. E poi ci sono altre applicazioni che forse sono un po' meno famose, perché vi sono entità adesso nella rete che comunicano fra di loro in modo automatico, in modo autonomo, e questo evolve nella direzione del paradigma di Internet delle cose. Il sottostante di tutto ciò è il fatto che a partire dagli anni 90 all'incirca la domanda di traffico di dati è andata crescendo esponenzialmente. Ora, questo è un grafico che riporta il traffico dati negli Stati Uniti in scala logaritmica, quindi qui vedete che la crescita è più o meno lineare nel tempo. Un dato evidente di questo grafico è che la crescita si è mantenuta esponenziale dall'inizio degli anni 90. Poi intorno al 2000 c'è stata una riduzione del tasso di crescita, però dal 2000 in poi, come attestato da sorgenti, da fonti indipendenti fra di loro, la crescita è stata più o meno stabile attorno ad un tasso annuale del 60%. 60% significa che nell'arco di 5 anni la domanda di traffico aumenta di un fattore 10. E questi numeri sono enormi, per quanto possano non sembrarlo. E tanto che alla fine dello scorso decennio, nella presentazione plenaria che fece alla Conferenza Europea di Comunicazioni Ottiche, l'ECOC, uno insomma, dei punti di riferimento dei laboratori Bell Labs degli Stati Uniti, preannunciò l'arrivo di una crisi capacitiva della rete globale esistente. E da allora la gente si è cominciata a porre un certo numero di problemi su come evitarla questa crisi, perché d'altra parte la fibra ottica, alla quale chiediamo così tanto, è un mezzo di trasmissione fisico con tutti i suoi limiti. Ora, nel tempo, quello che la comunità scientifica ha fatto è stato sfruttare un po' tutti i gradi di libertà messi a disposizione dalla fibra. Il campo elettrico è una grandezza fisica caratterizzata dalle sue proprietà temporali e spettrali. Questi sono due gradi di libertà che sono stati utilizzati per fare multiplazione nello spazio, nel tempo e nella frequenza. Quando si parla di canali si fa riferimento al fatto che lo spettro viene ripartito in fettine ed ogni fettina trasporta indipendentemente dalle altre delle informazioni. E è una grandezza fisica caratterizzata da una intensità e da una fase che qui vengono indicate come quadrature del campo, altri due gradi di libertà per trasmettere informazione, e poi il campo elettrico è caratterizzato da una polarizzazione, anche quella si può usare per trasmettere informazione. L'unico grado di libertà che finora non è stato sfruttato è quello spaziale. Il professor Gazzosi aveva già introdotto il concetto di Space Division Multiplexing, e la multiplazione spaziale è di fatto un approccio che permette di utilizzare anche lo spazio. In che modo? L'approccio più banale, più ovvio, più immediato è quello di prendere un certo numero di collegamenti tradizionali e metterli in parallelo, quindi tanti trasmettitori, tanti ricevitori, tante fibre tradizionali. E questo è un approccio con un limite molto forte, molto grande, cioè se trasmettere un bit costa un dollaro, un centesimo, qualunque cifra, quando c'è un solo link, quando ce ne sono 100, trasmettere un bit continuerà a costare un centesimo, un dollaro o qualunque altra cifra. E
non c'è uno scaling del costo in questo caso. E questo chiaramente è un approccio che non piace all'utente, perché l'utente in prospettiva vuole poter trasmettere sempre di più ad un costo che o diminuisce o al massimo non cresce. Quindi questo approccio non va bene. Il segreto, la chiave, sta nell'integrazione. Integrazione vuol dire integrare trasmettitori, integrare ricevitori, gli elementi di rete e soprattutto poi il mezzo trasmissivo, le fibre. E quando il concetto di integrazione si applica alla fibra, allora vengono fuori delle fibre speciali che già sono state nominate inizialmente e che si possono, ora a parte i dettagli, inquadrare in due grandi famiglie, quella delle fibre multimodo e quella delle fibre multicore. Nella sostanza quello che succede è che una fibra che supporta un certo numero n di modi spaziali oppure che ha un certo numero di core pari ad n, di fatto è equivalente ad n fibre tradizionali utilizzate in parallelo. Okay? Questo è il guadagno che si ottiene utilizzando una fibra speciale, col vantaggio ovviamente che anziché installare 100 fibre si può installare una fibra che, così mi auguro, possa supportare 100 modi. Ok, lo Space Division Multiplexing costituisce un'area di ricerca estremamente intensa in questo momento. Questo a destra vedete, a sinistra vedete un breve elenco di alcune delle principali istituzioni mondiali che sono impegnate in questo settore di ricerca. E all'Aquila, nell'ambito di Incipict, anche noi siamo estremamente attivi su questa su quest'area di ricerca, sin dall'inizio del progetto e anzi anche da prima, e a voler parlare di risultati raggiunti, in questo contesto qui all'Aquila abbiamo prodotto alcuni dei principali modelli che si utilizzano per studiare la propagazione del segnale luminoso nelle fibre per SDM. Abbiamo studiato e studiamo l'impatto degli effetti di propagazione sulle prestazioni di questi sistemi e poi ci poniamo il problema di stabilire il limite ultimo alla capacità trasmissiva delle fibre SDM ed eventualmente alla ricerca di soluzioni che servano ad abbattere o ad allontanare questo limite. Decisamente uno dei risultati più interessanti che è venuto fuori nell'ambito di Incipict è rappresentato da quella figura lì, che non vado assolutamente a descrivere nel dettaglio di ciò che significa, però il risultato consiste nel fatto che alcune fibre multicore hanno la caratteristica di essere particolarmente tolleranti rispetto alle distorsioni non lineari introdotte dalla propagazione del segnale luminoso in fibra. Di per sé questo è un risultato che ha un certo impatto, ma la cosa interessante è che l'anno scorso nella conferenza europea di comunicazioni ottiche, nell'ambito di uno di questi esperimenti eroici in cui si fissano i benchmark, le pietre miliari della ricerca nel settore, questa proprietà è stata effettivamente messa in luce nell'ambito di questa collaborazione gigantesca tra diversi gruppi leader nel settore, e quando si cercava di dare una giustificazione teorica di quello che si vedeva, si faceva riferimento a quello che è stato trovato qui nell'ambito della nostra attività, insomma. L'altro aspetto importante è che grazie ai finanziamenti che abbiamo ottenuto con Incipict abbiamo potuto rafforzare molto la nostra presenza nella discussione internazionale sul tema dell'SDM. Questo è il titolo di un workshop che è stato organizzato a marzo in quella che è la principale conferenza di comunicazioni ottiche che si è tenuta quest'anno a Los Angeles, e come vedete una delle quattro istituzioni coinvolte nell'organizzazione del workshop è l'Università dell'Aquila. Insomma, è inutile sottolineare quanto sia importante aver avuto il supporto dei fondi di Incipict per avere questa visibilità. Ovviamente noi vogliamo portare qui all'Aquila la sperimentazione sull'SDM e quindi prevediamo di installare nella rete ottica sperimentale delle fibre speciali, e siamo orientati ad installare delle fibre multicore nell'anello piccolo, quello ospitato nella rete dei sottoservizi, e poi delle fibre multimodali nell'anello più grande, e questo lo stiamo facendo in stretta collaborazione con i colleghi del CNIT di Pisa, e che tra l'altro qui sono rappresentati in buona percentuale, e questo è qualcosa che avverrà presto ed ovviamente è legato all'evoluzione, all'avanzamento dei lavori di scavo della rete dei sottoservizi e
e delle mini trincee. Un'altra area in cui siamo molto attivi nell'ambito di Incipit ha a che vedere con le comunicazioni ottiche a breve distanza, che hanno il target di collegamenti dell'ordine dei 100, dei 200 chilometri. Perché si tratti di un'area così calda, così importante, è facile ad intuirsi. Ora, negli ultimi anni, i maggiori produttori di dati mondiali, tra questi Google, Amazon, Facebook, hanno cominciato ad installare dei sistemi di comunicazione ottiche proprietari tra i loro centri dati, tra i loro data center, chiedendo ai produttori di sistemi non solo sistemi, dispositivi ad elevate prestazioni, ma anche sistemi a basso costo. E quindi quest'area si configura come un'area in cui la performance deve venire anche con una efficienza economica. Allora, in questo contesto, l'anno scorso abbiamo pensato, elaborato, proposto e brevettato uno schema che poi abbiamo battezzato come Kramer-Schrenig, perché si basa sull'utilizzo delle famose relazioni di Kramer-Schrenig, che hanno un valore estremamente interdisciplinare. E la storiella è un po' questa. Ora non scendo assolutamente nei dettagli tecnici di quello che succede, ma un sistema ottico ad elevate performance utilizza un ricevitore che viene chiamato ricevitore ottico coerente, il quale è caratterizzato da elevate prestazioni, da una elevata complessità e da un costo relativo rispetto al costo dell'intero sistema, che è assolutamente non trascurabile. E il ricevitore KK è sostanzialmente un ricevitore che sostituisce l'hardware ottico del ricevitore coerente con un hardware di semplicità minima, anzi con un hardware di complessità minimale, in quanto a tutto l'hardware ottico si sostituisce il più semplice dei ricevitori ottici disponibili, ovvero sia un semplice fotodiodo, che è il fotorivelatore, che è il rivelatore di luce più semplice che si possa pensare di utilizzare. E tutto ciò non abbatte assolutamente le prestazioni di questo ricevitore, che anzi ha prestazioni che sono di fatto equivalenti a quelle di un ricevitore coerente. Ora, il ricevitore KK ha avuto una certa risonanza. Dopo averlo pubblicato su Optica a novembre dell'anno scorso, il gruppo di Nature ha pubblicato un research highlight su questo schema. Subito dopo, un gruppo inglese ha pubblicato un lavoro in cui dimostrava la superiorità di questo schema rispetto a tutta una serie di schemi della stessa categoria. E a marzo all'OFC, alla nostra conferenza mondiale a Los Angeles, abbiamo presentato in collaborazione con i Bell Labs americani, dove si è fatto di fatto l'esperimento, un lavoro nella sessione dei post deadline, che è la sessione in cui vengono presentati i lavori che in qualche modo definiscono la frontiera, lo stato dell'arte delle comunicazioni ottiche. E poi abbiamo avuto anche un lavoro regolare, che però si è poi andato ad inserire nella categoria dei lavori top scored. Io mi fermo qui, sperando di aver dato un'idea di ciò che facciamo, che stiamo facendo all'interno di Incipit, e lascio la parola ad Andrea Marotta, che invece ci parlerà più specificamente delle attività che stiamo svolgendo relativamente alla convergenza con il 5G. Poi brevemente tirerò le conclusioni. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Marotta, uno studente di dottorato del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione, e nell'ambito del progetto Incipit mi occupo delle tematiche di rete, in particolare focus sul tema del 5G. Come ha anticipato il professor Graziosi, L'Aquila sarà una delle 5 città ad ospitare la sperimentazione da parte di istituzioni di ricerca, operatori e produttori di dispositivi elettronici nell'ambito del 5G. E questo come si colla alla nostra attività di rete? Il 5G, differentemente dalle reti come siamo abituati a concepirle, si poggia sul paradigma della network programmability, ossia l'idea di softwareizzare molte delle funzioni che tradizionalmente sono in hardware. Questo lascia ampio spazio allo sviluppo di software, perché come sappiamo il software ovviamente è più aperto ad innovazione rispetto all'hardware, è caratterizzato da un elevato time to market.
qui ho voluto rappresentare la visione proposta da 5GPPP, che è il consorzio che finanzia la ricerca europea sul tema del 5G rispetto a quello che sarà la rete 5G. Quello che ne emerge è un'immagine in cui tante reti devono convivere, diverse radio access technologies. Ovviamente l'LTE continuerà ad evolvere e farà la sua parte per la parte di accesso, ma si affiancherà ad altre tecnologie di accesso. Se vedremo un'evoluzione dal punto di vista dell'accesso, quella che ci sarà sicuramente sarà una rivoluzione nella parte core della rete, proprio per dover gestire e coordinare le diverse reti che dovranno coesistere. Se vi è una visione dal punto di vista architetturale, vi è anche una visione del 5GPPP dal punto di vista dell'infrastruttura fisica che dovrà supportare la rete 5G. E qui, come vediamo, la fibra ottica giocherà un ruolo fondamentale, verrà utilizzata ovviamente per le reti metro, ma verrà adottata nell'ultimo segmento della rete, nel segmento di accesso, come infrastruttura a servizio sia delle reti mobili che le utenze residenziali che le utenze business. Se pensiamo all'Aquila come un testbed per il 5G, essa è caratterizzata, come diversi contesti urbani, ovviamente da una situazione in cui gli utenti in diverse zone della città si muovono rispetto all'orario della giornata dalle zone residenziali alle zone d'ufficio e viceversa, e ciò viene definito anche effetto TIDAL, che è caratteristico delle reti mobili. Questo si traduce nel voler caratterizzare le zone della città in diversi pattern di traffico, e se pensiamo a un deployment denso di celle a copertura della città, che è quello che ci aspettiamo dal 5G, questo si traduce in celle che dinamicamente si attivano e si disattivano, con un impatto ovviamente sulla rete al servizio di queste base station, perché dovremo andare ad allocare risorse per il servizio di queste celle che si disattivano e attivano in virtù delle condizioni di traffico mutate. In più, l'Aquila, rispetto ad altri contesti cittadini, ha una caratteristica particolare, che nel medio termine ci aspettiamo anche un cambiamento di queste caratteristiche, perché come sappiamo il centro storico, ad esempio, è una zona della città in cui le dinamiche del traffico cambieranno, ragionevolmente ci aspettiamo che ciò accada. Per introdurre cosa noi vogliamo proporre, cosa stiamo proponendo all'interno del progetto Incipit, è bene fare un remark su un paradigma che si è andato affermando all'interno del contesto delle reti. Noi siamo abituati a concepire i nostri dispositivi di rete come dispositivi in cui convivono il data plane, che riguarda esclusivamente il contenuto informativo che noi vogliamo far fluire all'interno della rete, e il control plane, che sono le operazioni e le informazioni che noi utilizziamo per governare il flusso di informazioni. Nell'ambito delle reti tradizionali è stata proposta il paradigma delle software defined networks, in cui sostanzialmente andiamo ad estrarre il piano di controllo dai nostri device di rete e lo andiamo a porre in un'unità logica centralizzata, in grado di interagire ovviamente con i dispositivi nell'infrastruttura. Questo paradigma è stato poi esteso alle reti mobili, perché possiamo pensare anche che le base station siano in grado di offrire alcune informazioni che possono essere controllate, e ancor più recentemente alle reti ottiche con il paradigma delle software defined optics. Nella nostra attività di ricerca, quello che proponiamo, che abbiamo proposto, è quello di utilizzare in maniera congiunta le informazioni provenienti da diversi piani di controllo, in maniera tale da ottimizzare l'efficienza e le prestazioni della rete. Se pensiamo ad esempio al caso d'uso di cui vi parlavo prima, ossia all'attivazione dinamica di celle, ciò deve corrispondere a un'allocazione di banda all'interno della risorsa ottica, che può essere, anziché concepita staticamente, può essere controllata da un layer di controllo solo al momento necessario, e pertanto andando a aumentare l'efficienza dell'utilizzo delle risorse ottiche. Un altro paradigma su cui si poggia il 5G è quello della virtualizzazione delle funzioni di rete, ossia l'idea di andare a estrarre funzionalità che sono tipicamente in hardware, considerarle software, e software che si può muovere all'interno di Network Virtualization Infrastructure, ossia di risorse con capacità computazionali. Noi abbiamo proposto di considerare
le funzionalità relative al coordinamento dell'assegnazione delle risorse radio come una funzione virtuale, siamo andati a studiare qual è l'impatto del deployment, quindi dell'istanziazione in diversi punti della rete, così come l'impatto dell'infrastruttura fisica di supporto sulle prestazioni cooperative che giocheranno, se pensiamo all'aumento della densità delle celle, un ruolo fondamentale per offrire throughput ragionevole agli utenti. Un'ulteriore attività che stiamo portando avanti con l'Università di Lisbona riguarda lo studio e l'ottimizzazione del deployment sia dal punto di vista fisico delle apparati necessarie, così come dei link per la rete a supporto del 5G, sia se consideriamo la virtualizzazione di rete dal punto di vista logico, ossia dove andare a mettere quali funzioni. Tutte le attività che stiamo svolgendo, stiamo analizzando, stiamo portando avanti dal punto di vista analitico e simulativo saranno poi oggetto di una sperimentazione all'interno di un laboratorio che stiamo realizzando all'università, in cui affronteremo proprio le tematiche della convergenza tra il mondo wireless e quello ottico, e che poi andrà in futuro ad integrarsi con la rete ottica sperimentale di Incipit. Ora cedo di nuovo la parola a Cristian e vi ringrazio. Molto brevemente, perché siamo in ritardo. Allora, qui nell'università, coinvolti nel progetto, siamo Antonio Micozzi, che è presente lì giù, io, Diana Cassioli del Dipartimento di... noi siamo dal Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, dal Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, c'è Diana Cassioli che purtroppo oggi non è potuta essere con noi, Andrea Marotta e un'altra dottoranda che abbiamo acquisito dall'estero. E queste sono le collaborazioni più importanti. La prima è sicuramente la collaborazione con il CNIT, che oggi qui è rappresentato dal dottor Filippo Cugini, che è tra l'altro un valutatore del nostro progetto. E poi un'altra collaborazione molto importante è quella con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il professor Valcarenghi ci ha raggiunto poco fa. E poi ci sono altre collaborazioni che non sto qui ad elencare una per una. Abbiamo pubblicato un certo numero di lavori sulle attività che abbiamo svolto, e queste sono pubblicazioni su riviste internazionali e a conferenze. Potete vedere che tutto sommato c'è un certo numero di relazioni su invito, e queste sono invece pubblicazioni senza proceedings e poi pubblicazioni a conferenze nazionali. Sono terminati da poco un paio di progetti che avevano una forte correlazione con Incipit. Uno era un PRIN nell'ambito del quale tra l'altro è stata studiata una possibile riconfigurazione della rete di accesso aquilana, però oggi non abbiamo avuto il tempo di mostrare nulla, e poi un progetto finanziato dal DARPA che ci ha portato a studiare dispositivi ottici a semiconduttore utili nel contesto in cui ci troviamo, e poi sta per partire una collaborazione con US Army riguardo all'implementazione di tecniche di crittografia quantistica per la sicurezza nella trasmissione delle informazioni. E abbiamo impiegato due dottorati nell'ambito di Incipit. Uno è Andrea, che ormai sta iniziando il terzo anno di dottorato, ed invece un altro dottorando ha cominciato l'anno scorso, e quindi ci sono le loro due tesi di dottorato in Fieri, e abbiamo assegnato fino alla tesi di laurea magistrale, e insomma, considerando l'importanza del progetto, è stato quest'anno attivato un insegnamento di comunicazioni ottiche che tra l'altro sto tenendo proprio io, e con questo è tutto. Grazie per l'attenzione. Allora, riprendiamo, siamo un pochino in ritardo. Adesso abbiamo le presentazioni tecniche mancanti e successivamente dovrebbe raggiungerci la rettrice per le considerazioni conclusive. Vincenzo Cattulli si occupa del tema legato al monitoraggio strutturale degli edifici, e lascio a lui la parola. Grazie.
Allora, il tema è particolarmente interessante qui all'Aquila, come immagino tutti sapete, a causa degli eventi sismici, diciamo, abbastanza recenti o che in qualche modo mettono in moto la città poi in maniera ricorsiva. E, diciamo, volevo dedicare la presentazione, vengo all'Aquila da un anno alla Sapienza, quindi alcuni ricordi, quindi volevo dedicare la presentazione a Francesco Benedettini, che sono sicuro, appunto, prima di tutto il resto, si sarebbe divertito ad essere qui. Uno degli aspetti fondamentali del monitoraggio strutturale è l'impatto che il monitoraggio strutturale ha sulla sicurezza strutturale, impatto in termini anche di conoscenza e di possibilità di permettere delle valutazioni più efficaci. Allora, la sicurezza strutturale in termini moderni è un concetto che viene erogato anche agli studenti in termini probabilistici, è una, di fatto, una probabilità congiunta fra quello che succede alla struttura in termini di resistenza e capacità, che chiaramente è una valutazione che viene effettuata attraverso modelli matematici, analitici, numerici, e anche attraverso dati, in particolare per esempio i dati che provengono dalle prove sul materiale. E queste valutazioni forniscono appunto la capacità della struttura, e queste informazioni, tale capacità la forniscono in termini probabilistici, quindi è riportata lì una gaussiana, e in genere si tende a essere nel frattile inferiore, cioè la probabilità che la resistenza venga superata deve essere, diciamo, molto bassa. Dal punto di vista della domanda, invece, la domanda è legata alle azioni, ad esempio l'azione sismica oppure le azioni ricorrenti sulle strutture. Le strutture sono ben progettate, ben calibrate, se chiaramente il punto di progetto è contenuto nel dominio, diciamo, di sicurezza. Il dominio di sicurezza è quello in cui la probabilità che la sollecitazione sia maggiore della resistenza è bassa. Quindi se la sollecitazione supera la resistenza, chiaramente abbiamo la failure della struttura, cioè il collasso, e noi dobbiamo evitare che ciò avvenga. Però possono succedere varie cose, ad esempio che i modelli oppure i dati sui materiali sovrastimano la resistenza e, diciamo, vabbè, in questo caso appunto l'affidabilità della struttura e la distanza che c'è fra il design point e il dominio limite. E, dicevo, appunto, può accadere che la resistenza sia sovrastimata e la cosa, in realtà, la gaussiana appaia in quel punto, oppure che durante, diciamo, la vita utile della struttura la resistenza diminuisca. Allora, in questo caso, chiaramente, cosa succede? Che se la domanda rimane la stessa, il punto diciamo, in cui la struttura si trova entra in una zona di non sicurezza. Può succedere chiaramente anche qualcosa alla domanda, o che il modello che gestisce la domanda, anche in questo caso, sottostima il livello di domanda, oppure che ci siano degli eventi eccezionali, quale il terremoto, nel quale la domanda, quindi le azioni, sono molto grandi. Anche in questo caso il punto diciamo, che caratterizza lo stato della struttura è in una zona non sicura. Ho voluto premettere alla presentazione questo concetto appunto per avere chiaro cosa intendiamo per sicurezza strutturale, per vedere poi, diciamo, cosa cerchiamo di fare noi nel progetto. Cosa può succedere? Può succedere appunto che durante azioni regolari sulla struttura, quindi non c'è un aumento della sollecitazione, ma c'è un possibile decremento della resistenza, possono accadere
diciamo, delle cose un po' disastrose come questa che è, diciamo, accaduta circa un mese fa nel nord Italia, e di questi collassi ne abbiamo, nell'ultimo anno ne abbiamo avuti 3, che è una cosa abbastanza rara, fortunatamente. Oppure può succedere quello che sfortunatamente è accaduto all'Aquila, dove la domanda in linea di massima non era attesa così forte, quindi il terremoto, c'è stato ci sono state appunto delle azioni violente, non normalmente esercitate, e quindi ci sono stati tutta una serie di collassi. Diciamo, il territorio dell'Aquila e anche quindi il valore del progetto di cui parliamo oggi è particolarmente importante anche in termini nazionali, in quanto è anche luogo dove sono state sperimentate una serie di tecnologie innovative. Questa dell'isolamento alla base, diciamo, è attualmente in azione proprio in questo edificio dove noi siamo collocati, e chiaramente la tecnologia ha come obiettivo quello di ridurre il grado di appunto di insuccesso sulla struttura e anche di aumentarne il comfort, perché se notate in questo piccolo filmino appunto gli abitatori della struttura isolata alla base, diciamo, potenzialmente non subiscono grandi problemi. Un'altra tecnologia, diciamo, chiaramente innovativa è anche quella del controllo attraverso incremento di dissipazione, e questa è utile sia in caso di sisma sia in caso anche di azioni dovute al vento. Sempre all'Aquila, diciamo, c'è stato un grande fermento anche nell'utilizzo di fibre e tessuti innovativi, specialmente per aumentare le capacità di resistenza a trazione di materiali, diciamo, che di per sé non posseggono questa caratteristica, quali la muratura e il calcestruzzo. A questo punto, diciamo, il progetto Incipit. Allora, una domanda è: l'ICT, cioè l'Information Communication Technology, può arricchire quanto è presente? In particolare, potremmo noi essere arricchiti dall'osservare e comunicare che quanto abbiamo ideato, progettato, modellato, realizzato e successivamente utilizzato nel tempo può esercitare esattamente le prestazioni attese, e quindi esercitare la corretta capacità in presenza della prevista domanda? Chiaramente, diciamo, delle nuove tecnologie possono essere d'ausilio a rispondere al quesito che abbiamo posto. Si parla moltissimo di robotica nei sistemi, per esempio, di manutenzione dell'ingegneria civile, la possibilità chiaramente di utilizzare dei sensori, per esempio wireless, come quelli che abbiamo utilizzato a Collemaggio. Quindi diciamo, quello che viene dalla meccatronica e dal settore ICT può essere integrato nei problemi tipici dell'ingegneria civile. Diciamo, ho posto un diagramma a blocchi nel quale sostanzialmente si può vedere come in attività tipiche dell'ingegneria civile, quali possono essere il rilievo, le ispezioni, il monitoraggio, perché non dobbiamo dimenticarci che una volta che costruiamo le nostre strutture, proprio per evitare il collasso del ponte che abbiamo visto, noi dobbiamo continuare a farne ispezioni o a osservarle per evitare che nei futuri eventi le strutture funzionino in maniera propria. E questa cosa può essere aiutata sicuramente dalla robotica, dall'automazione e anche dal settore ICT, come attraverso acquisizione di dati, processamento di dati che si interfacciano con dei modelli, diciamo, innovativi che sono particolarmente in uso nel settore dell'ingegneria civile e anche nella gestione del territorio, come ad esempio il GIS, i BIM e alcune, diciamo, metodologie classiche dell'ingegneria strutturale, quali quella, diciamo, di modellazione ad elementi finiti. Queste, in particolare in quest'area, quella che riguarda sia
il BIM, Building Information Modeling, e il FEM, è possibile integrare quest'area da informazioni che provengono da registrazione di dati direttamente effettuata sulle strutture. Quindi, in particolare, noi ci occupiamo del problema della modellazione strutturale e dell'identificazione, cioè postuliamo una classe di modelli che rappresentano il comportamento meccanico delle strutture e di questi modelli stimiamo dei parametri che sulla base dei dati. Guardandolo così, diciamo, è un atteggiamento un po' misto rispetto a quello di cui ha parlato anche Fabio nella sua presentazione, cioè utilizziamo sia i modelli che i dati, quindi è model driven e data driven. Questo lo facciamo utilizzando dati di natura dinamica, quindi in particolare misure di accelerazione. E processiamo queste misure di accelerazione nel dominio del tempo oppure nel dominio delle frequenze. La classe di modelli a cui guardiamo sono modelli naturalmente discreti, sono modelli meccanici che rappresentano il comportamento strutturale degli elementi che studiamo, sono modelli naturalmente discreti oppure modelli continui, e questi due modelli poi possono essere, diciamo, descritti attraverso la tecnica agli elementi finiti, che è una tecnica anche di discretizzazione. Questi sono i modelli classici dell'ingegneria strutturale e per utilizzare i dati a questi modelli sono stati affiancati, diciamo, degli approcci di natura più sistemistica, cioè della teoria dei sistemi, in particolare lo Stochastic State Space Models o, diciamo, dei modelli ARMA. Ancora, questa classe di modelli è una classe di modelli parametrici ma non fisici. Poi esistono tutta un'altra serie di modelli che sono non parametrici, e quindi forse a questa classe di modelli non parametrici guardano quelli che hanno l'idea di utilizzare solo i dati. Diciamo, comunque nel progetto noi possiamo discutere di queste cose. I modelli naturalmente discreti o naturalmente continui hanno delle equazioni alle derivate seconde di questa natura che descrivono il comportamento dinamico, quindi le oscillazioni della struttura, per esempio sotto il sisma. Qui non vado in dettaglio, noi in particolare, diciamo, utilizziamo una tecnica che è particolarmente in voga in questo periodo, che si chiama 4S, che sta per Stochastic Subspace State Stochastic Subdomain State Space Modeling, che è una tecnica, diciamo, attraverso la quale aggregando i dati che provengono dalla misura si stimano le matrici dello spazio di stato A, C, B e D. Chiaramente queste matrici rappresentano il sistema dinamico in quello spazio e i parametri di queste matrici non hanno un significato direttamente fisico, quindi, diciamo, nella natura degli ingegneri strutturisti servirebbe riportare questi parametri che sono stimati a delle grandezze fisiche maggiormente riconoscibili. E questo noi riusciamo comunque a farlo perché attraverso la risposta sperimentale identifichiamo un modello modale. Questo modello modale è fatto di frequenze proprie e forme modali. E proviamo a identificare dei parametri fisici. Questi parametri fisici li immettiamo nel modello fisico parametrico. Dal modello fisico parametrico identificato rifacciamo l'analisi modale e attraverso un confronto traiamo delle conclusioni fra, appunto, modelli del tipo più data driven e modelli, diciamo, basati sulla modellazione classica. L'attività chiaramente, diciamo, può essere anche vista come un'attività all'interno di attività che permettono di parlare di smart city. In particolare, fra tutte le possibili attività che vedete qui diagrammate, questa del monitoraggio strutturale delle applicazioni anche sul Cultural Heritage è elencata, non è fra le prevalenti, però è possibile individuarla. L'attività del monitoraggio strutturale all'Aquila è stata particolarmente fiorente, se vogliamo, subito dopo il terremoto. Questa è una tabella che noi abbiamo aggregato, anche pubblicato, nel quale si vedono il numero di strutture che sono state monitorate subito dopo il terremoto.
Molte di queste avevano come obiettivo quello di monitorare l'andamento di queste strutture nella fase degli aftershock, anche per vedere se alcuni presidi che erano stati posti su queste strutture erano efficaci a preservare quello che era rimasto in piedi, specialmente nel settore del calcolo della rigidità dopo il main shock. Infatti vedete, diciamo, c'è una tabella che indica il periodo di tempo, 2 mesi insomma, in cui questi monitoraggi sono stati effettuati. Diciamo, a valle di questo chiaramente c'è il nostro progetto. Nel progetto noi abbiamo vari obiettivi. Uno degli obiettivi era individuare una metodologia o delle linee guida per progettare dei sistemi di monitoraggio per classi di strutture differenti. E, ad esempio, ne sono riportate alcune. E diciamo, per queste strutture abbiamo fatto una stima del primo periodo proprio e l'abbiamo confrontato con alcune, diciamo, leggi presenti in letteratura che riguardavano appunto questa stima. Poi abbiamo messo appunto una metodologia nella quale, diciamo, sulla base di un edificio da monitorare facciamo una stima di alcuni parametri di rigidezza e di massa. Entriamo in alcune tabelle che abbiamo elaborato, attraverso la stima del periodo naturale facciamo una stima dell'accelerazione spettrale e con questa stima dell'accelerazione spettrale selezioniamo le caratteristiche dei sensori, diciamo MEMS, che pensiamo di utilizzare per monitorare l'edificio. I sensori MEMS chiaramente sono di varia natura e quindi all'aumentare delle prestazioni ne aumenta anche il costo e quindi ha senso, diciamo, ottimizzare questa scelta. Abbiamo, diciamo, con questa logica effettuato un progetto per il monitoraggio di Palazzo Camponeschi e, diciamo, recentemente, vi parlo di una serie di altre cose, recentemente queste tecnologie le abbiamo utilizzate anche per la gestione, la nostra miglioramento delle capacità di gestire le infrastrutture e ci siamo, diciamo, imbattuti nella possibilità di utilizzare insieme a questi dati provenienti dalle misure accelerometriche anche a dati basati, diciamo, su delle fotografie. Questo grazie appunto sempre al processo di automazione o di possibilità di utilizzare dei robot nella gestione del patrimonio civile. Questo video è un video appunto fatto da alcuni appunto droni che hanno volato attorno al ponte e solo per darvi, diciamo, l'impressione del tipo di immagini che possono essere acquisite con questa tecnologia, che chiaramente senza la stessa tecnologia non sono pensabili. Attraverso questa tecnologia attualmente è possibile, gestendo nuvole di punti, avere un modello geometrico delle strutture e quindi noi stiamo in questo momento guardando alla possibilità di integrare questi modelli geometrici con dei modelli FEM, dei modelli BIM, e al fine di, diciamo, provare a identificare il danno strutturale. In particolare qui ci sono alcune foto, diciamo, nelle quali riportiamo la possibilità di effettuare un image processing su alcune foto e correlare questi dati ancora una volta con i dati ottenuti attraverso delle misure dinamiche sullo stesso oggetto, al fine di avere, per esempio, di mettere a punto dei modelli dell'oggetto danneggiato per vedere appunto come evolve il danno. E abbiamo detto che siamo stati fortemente attivi nel monitoraggio di Collemaggio al fine di verificare appunto che le strutture di protezione fossero efficaci. Questo percorso è stato particolarmente per noi utile anche per capire, diciamo, il tipo di modellazione che effettuavamo, che tipo di risposte o che tipo di valutazione della sicurezza ci permetteva di effettuare. E quindi qui ci sono una serie di modelli di Collemaggio prima del terremoto e dopo il terremoto. Una serie di modelli, per esempio, statici non lineari, modelli più sofisticati, diciamo, tridimensionali,
modelli dinamici non lineari con legame, diciamo, costitutivo. Questo per mettere in evidenza come l'attività poi sia variegata, cioè parte dalla modellazione e cerca di utilizzare i dati acquisiti. Questo è il monitoraggio che avete visto già presentato da Fabio. Su questo sistema di monitoraggio noi in genere facciamo delle prove in laboratorio per caratterizzare la bontà dei sensori. Durante il progetto stiamo mettendo a punto dei sensori, diciamo, innovativi rispetto a quelli che abbiamo utilizzato a Collemaggio. I modelli ci permettono di fare una previsione di quello che otteniamo in campo e quindi anche avere una previsione rispetto alla risposta che otterremo. Le fasi di implementazione sono particolarmente complicate, per Collemaggio insomma sono state una parte del progetto delicata. Abbiamo fatto anche dei test di rilascio. Queste cose saranno particolarmente utili, sono particolarmente utili per poi i monitoraggi successivi che andremo a sviluppare. Facendo queste cose, quindi acquisendo i dati, impariamo anche a modellare, per cui durante, attraverso una tesi di dottorato che viene finanziata dal progetto, abbiamo messo a punto questo modello analitico innovativo rispetto alla letteratura che vuole diciamo, descrivere le interazioni dinamiche fra cavi e travi. Abbiamo già ottenuto dei risultati. Su Collemaggio abbiamo registrato 8 terremoti. Questo ci ha permesso anche di vedere come la struttura rispondeva in maniera diversa per terremoti con epicentro lontano rispetto a terremoti con epicentro vicino, perché abbiamo registrato le oscillazioni di Collemaggio durante il terremoto dell'Emilia. Abbiamo utilizzato le tecniche di identificazione di cui vi ho parlato prima. Questi diagrammi rappresentano le frequenze all'aumentare del numero di gradi di libertà della matrice dello spazio di stato A. Di queste possono essere anche calcolate le forme modali, e queste forme modali vengono, diciamo, confrontate con le forme modali che ci forniscono i modelli classici numerici agli elementi finiti. Abbiamo fatto un'altra attività interessante che riguarda il monitoraggio di una struttura voltata al centro dell'Aquila. In particolare si tratta di una semplice volta a padiglione. Questa attività è interessante perché la volta è stata rinforzata da tessuti in fibra naturale, e diciamo, in letteratura non era chiaro se queste tecnologie fossero oppure no efficaci, e quindi il monitoraggio ci aiuta a derimere alcune questioni. Queste sono le fasi di installazione delle fibre. Ancora una volta queste questioni le abbiamo affrontate sia con modelli abbastanza sofisticati, evidenziando alcuni casi di forzante, qui non vado in dettaglio, sia attraverso la possibilità di immettere dei sensori in fibra ottica che permettevano di calcolare il livello di deformazioni all'interfaccia fra il tessuto di rinforzo e la struttura muraria. Qui la scelta della posizione dei sensori, l'installazione dei sensori e alcuni confronti sperimentali e numerici fra quanto abbiamo letto sui sensori in termini di deformazione e quello che è previsto dai modelli numerici. Là, diciamo, in qualche modo queste esperienze sulle volte, sulle strutture voltate, ci hanno permesso di fare anche una proposta di monitoraggio per i laboratori del Gran Sasso e speriamo di svilupparla durante il progetto. E per ultimo voglio ricordare che anche durante il progetto, in questa unione fra le strutture e la telecomunicazione, abbiamo anche sviluppato la possibilità di una nuova antenna per Roio, e in qualche maniera, diciamo, ce l'abbiamo lì un po' nel cassetto, un po' nella possibilità di fare ulteriori cose. E i prodotti della ricerca li ho sintetizzati qui. Anche noi abbiamo ricevuto una borsa di dottorato, 2 assegni di ricerca, un incarico di collaborazione e un ricercatore di tipo RTDA. Tutte queste persone giovani hanno lavorato
insomma, chiaramente le ringrazio per tutte le cose che ho presentato, senza di loro sarebbero state impossibili. E fortunatamente abbiamo anche partecipato a 3 scuole di formazione internazionale, una in Illinois, una a Cambridge e diciamo adesso nel 2017 in Giappone, tutte scuole che riguardano appunto il settore delle smart structures e del monitoraggio. E come prodotti scientifici abbiamo adesso un libro della Springer che sta uscendo su questi temi, 6 articoli su rivista internazionale, 4 capitoli sul volume e vedete là il resto. Stiamo anche sviluppando una parte di strumentazione e software e speriamo appunto di allestire il monitoraggio di Camponeschi a breve. Le collaborazioni sono con la Columbia attraverso il professor Betti che fortunatamente diciamo oggi è qui con noi e tutta un'altra serie di università e non ultimo diciamo a settembre avremo, io sono in particolare il co-chair di questa conferenza abbastanza importante in questo settore che è l'Eurodin, è una conferenza appunto sulla dinamica strutturale e anche in questo caso potremmo confrontarci con tutta la realtà internazionale del settore, quindi aumentare le nostre capacità di svolgere della ricerca di alto livello. Vi ringrazio. Okay, buongiorno a tutti, sono Alessandro D'Innocenzo e vi racconterò le attività che ho coordinato su Building Management Systems. L'outline della presentazione è questa, partirò con gli obiettivi, poi descriverò il nostro use case, che è questo edificio, poi vi racconterò lo stato dell'arte delle soluzioni in ICT per Building Management Systems e quindi la nostra innovazione, cioè mettere insieme il machine learning e la teoria dei controlli. Quindi passerò ai risultati sperimentali e quindi riassumerò e darò delle prospettive per il futuro. Ora, il titolo del work package che ho coordinato è ICT for Energy Efficient Building Management, Building Automation. Quindi con sotto obiettivi di sviluppare metodi innovativi basati su soluzioni ICT e validarli su use case sperimentali. Con un occhio anche a integrare sistemi di building management con reti di sensori e attuatori wireless, con un occhio a 5G, per migliorare problematiche di safety e resilienza rispetto ad eventi critici. Ora, partivamo da una situazione in cui non c'era attività pregressa in questo Ateneo su queste tematiche, quindi ho dovuto mettere su un gruppo interdisciplinare. In particolare abbiamo lavorato con questi giovani, Francesco Smarra, postdoc in teoria dei controlli, Francesco Tarquini, senior borsista senior, e Enrico Reticcioli, borsista junior, che è stato arruolato direttamente dal mio corso, che è un neolaureato in ingegneria delle telecomunicazioni. Ora passiamo allo use case, questo edificio, che in realtà ha un sistema di ventilazione, heating, ventilation and air conditioning, HVAC, molto molto avanzato, e siamo stati fortunati in realtà in questo, è stato un punto di partenza molto buono. Com'è organizzato questo sistema? Dunque, come tutti i sistemi abbastanza recenti, il flusso dell'aria, partendo dall'esterno, passa attraverso le torri di ventilazione. Queste torri di ventilazione preriscaldano o preraffreddano l'aria e la pompano verso le diverse aree dell'edificio. Ogni area è dotata di una cassetta VAV che post riscalda o post raffredda per climatizzare separatamente le varie aree. L'aria esausta viene spedita verso l'esterno e in parte mixata con l'aria che entra per non disperdere troppo calore. Dov'è l'ICT? Tutti i sensori e gli attuatori di questo sistema sono collegati tramite una rete di tipo SCADA, ossia sono collegati a delle PLC, che sono questi macchinari, che fanno controllo locale. Queste PLC sono collegate tramite un'architettura SCADA a un computer centrale e in questo computer centrale un manutentore può accedere a un software con un'interfaccia grafica che permette di accedere a tutte le variabili del sistema. Per esempio questa è l'interfaccia delle caldaie con le pompe e le temperature di mandata e di ritorno. Qui abbiamo le torri di ventilazione e qui abbiamo un layout di un piano. Ora se andiamo a cliccare su una di queste aule, andiamo a vedere la cassetta VAV con le indicazioni della temperatura dell'aula
è il set point del termostato, che è importante perché è proprio la variabile che noi andremo a controllare nei nostri metodi. Ora, qual è lo stato dell'arte della gestione di questi sistemi da parte di un manutentore? Attualmente, nella stragrande maggioranza dei casi, è rule-based, o io direi experience-based. Il manutentore inserisce i valori di temperatura a seconda della sua esperienza. Per edifici, soprattutto quelli a grandissimo consumo, c'è l'approccio model-based, ossia si utilizza uno di questi software, questi sono quelli un po' più famosi, per realizzare un modello, scusate ma oggi ho un mal di gola pessimo, per realizzare un modello fisico del sistema e poi andare ad applicare metodologie di ottimizzazione. Noi invece utilizzeremo metodologie data-based che sono recentemente in auge. Qual è il confronto tra gli approcci rule-based e model-based? Beh, il rule-based è praticamente inutile se uno vuole fare ottimizzazione, però è molto semplice da applicare. Il model-based è invece molto efficiente, però troppo costoso. Molto spesso è più il costo di fare il modello del risparmio energetico che si riesce ad ottenere per la maggior parte degli edifici. Con gli approcci basati sui dati, noi cercheremo di mostrare che riusciamo a mettere insieme la semplicità del rule-based con la performance del model-based, o almeno questo è il nostro obiettivo. Per fare questo, l'idea è di sfruttare, di fare un merge tra attività e ricerca in teoria dei controlli e ricerca nel machine learning. Partiamo sugli aspetti della teoria dei controlli che utilizzeremo. Allora, che cos'è un problema di ottimizzazione vincolata? Se io devo percorrere un percorso di Formula 1, per esempio, io voglio minimizzare il tempo di percorrenza con il vincolo di non andare a sbattere e di rimanere sulla strada. Questo è un problema di ottimizzazione. Però c'è il problema che ci sono anche le altre automobili e anche l'asfalto, se inizia a piovere, cambia di condizioni. Quindi che cosa vuol dire? Che dobbiamo applicare una tecnica più evoluta, che è quella del controllo ottimo, tipica della control theory, nella quale utilizziamo le misure dall'environment, un po' come in una partita a scacchi, per predire il comportamento futuro del sistema e ricalcolare dinamicamente la strategia ottima. Quindi per fare questo il nostro problema diventa minimizziamo il tempo di percorrenza, tale che, such that, non andiamo a sbattere, rimaniamo nella strada e abbiamo la possibilità di predire il comportamento degli avversari e il disturbo, per esempio, del meteo o delle condizioni dell'asfalto. Se intercaliamo questa metodologia agli edifici, quello che risulta il problema principale è che per predire il comportamento dell'edificio abbiamo bisogno di un modello fisico. E come vi avevo detto, ottenere un modello fisico, soprattutto per un edificio grande come questo, è estremamente costoso sia da un punto di vista economico che di tempo. E qui ci viene incontro il machine learning, che è un po' la nostra innovazione. Allora, già negli anni 80 dei ricercatori dell'Università di San Diego hanno iniziato a utilizzare questa metodologia che si chiama alberi di regressione per classificare i pazienti a rischio di morte entro 30 giorni da un attacco di cuore. Che facevano questi ricercatori? Monitoravano 19 variabili dei pazienti nelle 24 ore successive all'attacco di cuore e costruivano, quindi per esempio pressione del sangue, età e presenza di tachicardia, e costruivano con questi dati storici e anche con l'esito fausto in fausto della malattia un grafo di questo tipo, che in teoria dei grafi si chiama albero perché parte da una radice, che in questo caso sta in alto, e termina con delle foglie. Quando arriva un nuovo paziente, quello che si fa è si misurano le variabili del paziente, si percorre l'albero seguendo le regole che si trovano ad ogni nodo e si arriva alla fine a una foglia che dice se la probabilità di decesso è alta oppure bassa. In questo caso c'è un esito favorevole. Ok, vogliamo applicare questa cosa alla predizione del consumo di potenza e di temperatura degli edifici. Beh, le cose sono un po' diverse perché le variabili cambiano e in questo caso dobbiamo considerare il meteo, dobbiamo considerare temperatura, pressione, umidità dell'edificio e anche ora e giorno, che sono dei parametri fondamentali in questo tipo di modello, nonché il consumo in potenza, che è la variabile più importante che vogliamo andare a predire. Costruiamo il nostro albero e con i dati storici e in funzione dei dati che magari possiamo misurare adesso,
seguiamo il percorso dell'albero e ci andiamo su questa foglia che ci dice che se la temperatura esterna è maggiore e minore di 20 gradi e l'ora del giorno è prima delle 2 pm, vuol dire che stiamo consumando approssimativamente 350 megawatt. Ora, questo tipo di modello non è però direttamente applicabile all'ottimizzazione, al controllo ottimo di cui parlavamo prima. Per questo motivo, per poter applicare questa metodologia per risolvere un problema di controllo ottimo come prima discusso, abbiamo la necessità di andare a modificare le foglie. E in particolare noi sostituiamo alle foglie, invece del valore previsto di temperatura, di potenza, un modello dinamico, delle equazioni differenziali che vanno a relazionare gli ingressi di controllo, nel nostro caso i set point di temperatura delle stanze, per esempio, con le variabili da predire e da regolare, ossia nel nostro caso la temperatura delle stanze e la potenza consumata. Questa è la nostra innovazione in estrema sintesi. Abbiamo validato questo nostro approccio in due diversi modi prima di applicarlo a questo edificio. Il primo modo è stato partecipare in un periodo di visita di Francesco Smarra alla University of Pennsylvania, che è nostra collaboratrice in questo lavoro, a una competizione di quelle che fanno spesso negli Stati Uniti, dove c'erano 100 partecipanti e dove l'obiettivo era fare la predizione di potenza di un edificio conoscendone i dati storici, come potete immaginare. E l'algoritmo ha funzionato bene, è arrivato secondo su 100. Voglio sottolineare che quelli che sono arrivati primi utilizzavano le reti neurali, che per inciso non permettono poi di fare controllo ottimo, che invece è quello che serve a noi. Invece la seconda validazione che abbiamo fatto è stata in collaborazione con il gruppo della professoressa Paoletti, che è qui, e dell'ingegner De Rubeis, che è seduto anche lì dietro, sul loro caso di studio. Ora, adesso perdonatemi se non vado troppo nei dettagli di questo caso di studio, ma si tratta di una casetta molto smart, che è stata costruita nei dintorni dell'Aquila da due signori, costruita con dei dettami di efficienza energetica molto molto rigorosi. È stata installata una rete di sensori in questa casetta smart, di sensori di temperatura, di flussi di calore, eccetera, ed è stato fatto un periodo di campionamento di circa 3 mesi, da marzo a maggio del 2016. Il gruppo del DIE ha applicato metodologie basate sui modelli, quindi modelli fisici, hanno preso il layout della casa, i dati di tecniche di costruzione e materiali di costruzione, che per questo tipo di edificio erano abbastanza facili da reperire, cosa però non sempre è possibile, hanno realizzato un modello con il software Energy Plus, un modello fisico. A questo punto hanno calibrato il modello con 2 mesi dei dati storici che avevano, il mese di marzo e di aprile, e hanno ottenuto una qualità di un'accuratezza di calibrazione dell'86% circa. Perché questo ci dice che è un modello ben calibrato? Ce lo dice l'ASHRAE, che è una società americana, che ci dice che un modello è ben calibrato quando supera l'85% di accuratezza. A questo punto abbiamo applicato il nostro metodo e l'abbiamo confrontato con i risultati del metodo basato sui modelli. Ora, nel nostro metodo, a destra, l'accuratezza è migliorata fino al 93%, il tempo per realizzare il modello è diminuito in maniera rilevante e c'è il vantaggio che con il nostro metodo possiamo applicare tecniche di controllo ottimo. Però ci sono anche gli svantaggi e lo svantaggio principale, naturale, per questo tipo di metodi è che se vengono modificate alcune caratteristiche dell'edificio, dobbiamo rifare il modello da capo. Non possiamo andare a prendere quel pezzo e sostituirlo. Abbiamo bisogno di nuovo di dati. Diciamo che l'obiettivo di questa collaborazione con il gruppo del DIE è quello di capire effettivamente quali siano le sinergie che ci possono essere tra i metodi basati sui modelli e basati sui dati. Ed è prevista anche la pubblicazione di un articolo su rivista su cui abbiamo appena iniziato a lavorare. Finalmente arriviamo a questo edificio. Allora, cosa abbiamo fatto? Validato il nostro modello, abbiamo provato ad applicare il nostro metodo, abbiamo provato ad applicarlo ai dati di questo edificio. Abbiamo preso questo tipo di dati, quindi meteo dell'edificio, giorno e mese, eccetera. Abbiamo utilizzato come periodo di training per realizzare il modello predittivo l'estate del 2013. Perché l'estate? Perché a noi interessa principalmente il consumo elettrico
e il consumo elettrico principalmente si analizza d'estate quando funzionano i chiller, i refrigeratori che stanno qui in soffitta. Il tempo di campionamento era già fissato a 5 minuti, abbiamo realizzato il nostro modello predittivo per la temperatura e per il consumo in potenza e l'abbiamo testato sui dati dell'estate 2015. Perché non del 2014? Perché non c'erano, perché quando poi uno si ritrova a avere a che fare con le cose reali si accorge che non tutto è così semplice. Potrei tediarvi un'ora nel raccontarvi tutti i problemi tecnici che abbiamo avuto e pratici nel riuscire a mettere su questa sperimentazione, ma credo che queste due righe siano molto esaurienti. Però le cose non sono andate così male, in realtà. Per il consumo, per quanto riguarda la temperatura, abbiamo ottenuto un'accuratezza del 99,6%, quindi 0,1 gradi di errore, insomma, praticamente nulla. Per la riga blu è quella del valore reale, quella verde è quella della nostra predizione. Per la potenza le cose sono andate un po' peggio, ma comunque bene. Diciamo che il problema principale, come vedete, è che la nostra stima non riesce a inseguire tutti i picchi del chiller, quando schizza in alto il consumo di potenza. Però bisogna anche dire che questo è un problema che c'è anche in molti modelli, in molti metodi basati sui modelli, quindi ci sta. E poi siamo estremamente vicini all'85% che ci dice l'ASHRAE. Quindi questo è un modello abbastanza ben calibrato. Ok, dato questo modello predittivo, vorremmo fare controllo direttamente sull'edificio. Prima di farlo abbiamo fatto una simulazione di quello che succederebbe applicando il nostro controllo a questo edificio, chiaramente. Quindi abbiamo applicato il nostro problema di ottimizzazione, che vuole andare a minimizzare il consumo energetico, con il vincolo di mantenere la temperatura in un range confortevole. Ovviamente con i vincoli della predizione del comportamento dell'edificio e della predizione del meteo, che prendiamo direttamente dal centro eccellenza CETEMS. Ora, per semplicità, vi mostro i risultati del controllo della temperatura di set point di un'aula, sulle 32 aule che ci sono in questo edificio, e nei risultati simulativi si ottiene un risparmio energetico per un'aula dello 0,5%, con una temperatura più confortevole, perché possiamo anche andare a gestire il periodo separatamente, il periodo in cui in aula c'è presenza di persone e quando non c'è. Quindi sono risultati che ci permettono di dire iniziamo a provare ad implementare. E l'implementazione avverrà in maniera molto soft, nel senso che i manutentori continueranno ad accedere, come vedete, al sistema SCADA per fare manutenzione e controllare tutte le parti critiche del sistema, mentre noi, con l'aiuto di Enrico, abbiamo realizzato su un server un software, abbiamo utilizzato il software LabVIEW per implementare il nostro algoritmo di controllo e quindi collegarci direttamente ai sensori e gli attuatori SCADA. Quindi abbiamo il contatto diretto con il sistema SCADA. Però una cosa che vorrei sottolineare è che in prospettiva il vero risparmio energetico non è quello di dire accendo il pomeriggio in un modo e la mattina in un altro a seconda della presenza di persone. Il vero risparmio energetico, a mio parere, si deve considerare come il vantaggio, quindi, dei nostri metodi, è la possibilità di applicare metodi predittivi in una politica di prezzi che cambia dinamicamente, che è una cosa che negli Stati Uniti è naturale. Questo è un esempio del comportamento della domanda di energia elettrica in arancione e del prezzo dell'energia elettrica in blu in un settore della rete elettrica degli Stati Uniti. Ora, come vedete, se io sono in grado di predire, e lo posso fare con questi metodi, la domanda del mio edificio, e se posso predire, e anche questo lo posso fare, il costo dell'energia elettrica, che non dipende soltanto dall'orario, ma dipende anche da fattori collegati alle energie rinnovabili, io sono in grado, per farvi l'esempio più banale, di preraffrescare l'edificio quando il prezzo sta per salire e poi tenermi basso in consumo mentre l'edificio si trova in un orario in cui il prezzo schizza. E questo ci dà anche potere contrattuale nei confronti di un operatore di energia elettrica, perché io ti posso dire tu devi dimensionare la tua produzione di energia elettrica, come sapete, il giorno prima, in funzione del picco massimo che io mi aspetto.
che loro si aspettano. Quindi se io sono in grado di spostare il mio picco di assorbimento e quindi ridurre il picco massimo che loro devono predire per il giorno successivo, per loro è sicuramente un risparmio energetico e in cambio uno può chiedere dei prezzi agevolati per quanto riguarda i propri edifici. Ok, diciamo che con questo si conclude la parte tecnica della presentazione. Adesso faccio un riassunto della parte scientifica e della parte di collegamento alla didattica. Per quanto riguarda la ricerca, abbiamo avuto una rete di pubblicazioni abbastanza buono con 4 riviste di livello top per il riferimento scientifico e 11 conferenze internazionali peer reviewed. Sono stato invitato in due workshop internazionali e abbiamo anche ottenuto un Best Application Paper Award in una conferenza che fa sempre piacere. Le nostre collaborazioni scientifiche sono principalmente con la University of Pennsylvania per i metodi di controllo basato sui dati e con l'Università di Oxford, dove abbiamo anche un endorsement per la sperimentazione 5G. Per quanto riguarda il fundraising, ci sono 2 progetti attivi, Horizon 2020, 275.292.000 euro budget locale, che sono collegati ma non impostati totalmente su queste attività. Ci sono invece 3 proposte di progetto, sempre per Horizon 2020, che sono in fase di valutazione, che sono invece incentrate in maniera pesante sulle attività che vi ho appena descritto. Per quanto riguarda la didattica, c'è stato un coinvolgimento in particolare in 3 corsi di laurea, nei 2 corsi in teoria Master in Telecommunication Engineering e in Mathematical Engineering e anche nel corso di magistrale in Ingegneria Informatica Automatica, da cui sono venute fuori 3 tesi di magistrali e 2 triennali. Quella più interessante è quella di Enrico, in realtà, in cui è stato sviluppato, e non faccio a tempo a raccontarvelo più in dettaglio, un sistema low cost di conteggio delle persone nelle aule. Questo può essere utile per 2 motivi, sia per l'efficientamento energetico, perché il numero delle persone presenti nelle aule è fondamentale per la scelta della politica di controllo, e sia anche per chiari motivi di sicurezza, cioè per sapere quante persone ci sono nelle varie aree dell'edificio in caso di eventi critici. Poi abbiamo lavorato in sinergia anche con un progetto di didattica locale Univac, coordinato dal professor Muccini. Prospettive e ho concluso. Beh, la prima che mi aspetto è un trasferimento di tecnologia verso Building Automation Industries, e siamo già in contatto con Leonardo da questo punto di vista. Poi mi aspetto anche collegamenti, su questo ci stiamo ancora lavorando, con provider di energia elettrica, distributori di energia elettrica, per il discorso del dynamic pricing che vi facevo prima. Multi-billing coordination, credetemi se vi dico che i metodi che vi ho raccontato si prendono e si incollano paro paro se prendiamo altri edifici di cui possiamo prendere dati storici e se vogliamo coordinare simultaneamente più edifici, e questo nell'ottica del peak reduction. In particolare abbiamo Palazzo Camponeschi, che è appena stato ristrutturato e restaurato, è la sede del nuovo rettorato, e ha a disposizione un sistema SCADA di climatizzazione. E anche Coppito 1, dove si sta per installare un sistema di refrigeramento, quindi di condizionamento, sempre, come abbiamo noi richiesto sul bando, basato su architetture SCADA. Siamo in movimento con il gruppo di Gattulli e con Telecom Italia per vedere se le nostre metodologie, che sono abbastanza di base, possono essere applicate allo structural monitoring oppure al controllo e fault detection in reti di telecomunicazioni. E last but not least, 5G e Univac, come già ha spiegato il professor Graziosi, il nostro use case in building automation sarà sicuramente integrato dal punto di vista delle massive IoT, perché aumentare il numero di sensori può sicuramente, da un lato, tramite tecnologia 5G, migliorare l'accuratezza dei modelli che otteniamo, e dall'altro lato può abilitare il controllo di climatizzazione in edifici dove è difficile cablare, come per esempio edifici storici. Vi ringrazio e ho concluso. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Brusaporci e sono il responsabile della linea di ricerca relativa alla sperimentazione dell'ICT in relazione ai beni culturali. In particolare ci siamo focalizzati, essendo qui all'Aquila, sulla questione relativa ai beni architettonici e beni urbani.
Ora passo subito a illustrare quelle che sono state le principali linee di ricerca. Innanzitutto il tema del museo digitale, perché sappiamo tutti che il concetto stesso di museo è andato a evolversi rapidamente nel tempo e recentemente, passando da un ruolo autoritativo di contenitore di bene e principalmente didattico a nuove forme di museo, dove la dematerializzazione, la possibilità di comunicazione multidirezionale, nuove modalità di racconto e partecipazione hanno portato al coinvolgimento degli utenti del museo, così che il museo stesso è diventato luogo di elaborazione e formazione dei beni stessi. Bene, volendo traslare questo concetto al tema del museo digitale per la città, dobbiamo focalizzare l'attenzione sul fatto che andiamo un attimo a traslare focalizziamo un attimo alcuni elementi. Innanzitutto, quando pensiamo al museo per la città, il contenitore museo coincide con la città stessa. Ma non solo, il contenuto è la città stessa. Questo porta a nuove ottiche, a immaginare nuove modalità e anche la necessità di nuove modalità di accesso a questi contenuti. Pensiamo alla città dell'Aquila. Cos'è accaduto? Terremoto del 2009, la città, il centro storico in particolare, si è completamente svuotato. In seguito al terremoto, e via via anche con la ricostruzione, si sono innescati processi di riutilizzo, riappropriazione del centro storico e dei suoi spazi, processi che lenti che procederanno anche nel futuro. Questo svuotamento e questa riappropriazione comporta la necessità di dover riutilizzare questi spazi e riscoprirne il significato e ridare nuovo significato, cioè risemantizzare questi spazi, talvolta in continuità, talvolta anche in maniera differente. Ovviamente si pone un problema alla base, il ben noto problema del rapporto tra storia e memoria. Storia intesa come studio filologico del passato, interpretazione e racconto. Questo passato, parlando di città e quindi di paesaggi urbani, come si sono modificati questi paesaggi sino all'oggi. Dall'altra parte la memoria che, certo non in contrapposizione alla storia, ma insieme alla storia, ma la memoria che è legata all'identità, all'utilizzo, alla popolazione. Allora, il racconto della storia. Innanzitutto il racconto della storia. Ecco un caso di studio. La zona dove ci troviamo, questa dell'ospedale, dove si trova anche questo edificio. Una zona che storicamente era caratterizzata da un grande vuoto con due monasteri che si contrapponevano, San Basilio e Sant'Agnese. Come si è modificata nel tempo, nei secoli e negli anni? Ecco, vediamo un'immagine attuale, vediamo com'era nel passato, con questi larghi spazi. E anche l'ospedale stesso, che è quello di fronte a noi, coperto, si è in realtà modificato. È nato in un modo, poi all'inizio degli anni 30 ha realizzato il nuovo ospedale, è ancora modificato e andrà ancora nel futuro a trasformarsi. Si è partiti ovviamente dalla conoscenza del dato reale, quindi da un rilievo, utilizzando tecnologie digitali, del contesto, ma anche di elementi in realtà ancora esistenti, quella è la facciata della vecchia chiesa di Santa Maria del Vasto, smontata e ricostruita a Santa Maria degli Angeli fuori Porta Napoli. Quindi rilievo, ma anche studio dell'apparato documentale disponibile, quindi carte storiche, rilievi, planimetrie, foto storiche. Tutto questo viene ricomposto e, guardando da via Nizza, questa è la vista attuale, e abbiamo la vista com'era nel XIX secolo o nel XX secolo, cioè come si è arrivati, la storia per raccontarci come si è arrivati all'oggi, oppure una vista, una visione, oggi non più possibile perché ora questo punto di vista è in realtà schermato da un edificio realizzato nel 39. Scorro, giungendo in questa zona da via Cascina, che è un asse fondativo della città, ora non è più possibile giungere da via Cascina dopo l'apertura negli anni 30 del viale Duca degli Abruzzi e così da via Paganica. Un caso. Altri casi, ad esempio la chiesa dei Gesuiti.
una facciata non a fianco a Palazzo Camponeschi, che diventerà sede del rettorato, una facciata non terminata. Bene, allora lo studio, il rilievo con tecnologie digitali, lo studio documentale, l'interpretazione del documento in relazione al rilievo, la ricostruzione di come sarebbe stata la facciata qualora fosse stata terminata. Oppure ancora un edificio del quale si è persa memoria ormai storica da parte degli abitanti della città, questo l'altro, diciamo, dall'altro lato di Palazzo di Margherita d'Austria, i portici del convitto, ma per la loro realizzazione a fine Ottocento è stata demolita la chiesa importante di San Francesco a Palazzo, che in realtà occupava anche parte della strada. Allora, questa è la storia. In parallelo, la memoria, quindi la lettura, la scoperta, il racconto di quelli che sono gli spazi urbani. Il racconto, ad esempio, Palazzo Antinori, attraverso la fotogrammetria, si può poter procedere, questo è un caso, ma questo lo stiamo facendo per le piazze del centro storico, attraverso la fotogrammetria, il rilievo, la nuvola di punti, mesh, e così la costruzione di un modello e quindi la possibilità di rappresentare e raccontare questi spazi urbani. Certo, si pone un problema in relazione alla peculiarità del centro storico dell'Aquila. Il centro storico dell'Aquila è un cantiere e quindi è in continua trasformazione e lo sarà ancora per moltissimi anni. Un modello simile a quello che abbiamo appena visto richiede molte ore di lavoro, ore uomo lavoro. Si può pensare a modelli in realtà molto più grezzi, ad esempio fatti con nuvole di punti, che però hanno un vantaggio: molto velocemente e molto facilmente possono essere aggiornati. E allora, ecco, siamo sempre Palazzetto dei Nobili, siamo vicino alla chiesa di Santa Margherita, ecco, ad esempio, un modello fatto con fotogrammetria, liberamente navigabile attraverso questa applicazione free, quindi chiunque, con quel link che è scritto là, chiunque presente in questa stanza può andare, cliccare e navigare il modello. Casi di studio, storia, memoria, e quindi cosa ci facciamo? Cosa vogliamo fare? Abbiamo detto storia, memoria, la partecipazione. Quindi usare questi modelli per raccontare la storia alle persone, trovando quel connubio tra lo studioso e l'abitante. Quindi, innanzitutto, applicazioni di realtà aumentata. Ecco la facciata di cui parlavamo prima, la possibilità di andare in sito, la costruzione in realtà aumentata, quindi foto, target, andare in sito e avere informazioni sulla chiesa o la simulazione della faccia, raccontare come sarebbe stata la facciata, ma questo in realtà è possibile anche con dei target sopra quelle nuvole di punti, quindi aggiungere le informazioni. In realtà questo processo, che può sembrare una esercitazione, per quanto importante, si inserisce su un'esperienza che da anni è in corso in maniera assolutamente naturale all'Aquila, perché i cittadini stessi della città hanno cominciato a interagire e ricostruire la loro memoria da soli, e sono nati tutta una serie di gruppi Facebook dove le persone raccontano e interagiscono parlando di quella che è la città, gli spazi, i luoghi. Questo è uno dei tanti, l'Aquila di una volta, l'Aquila di una volta, dove le persone postano immagini, foto, anche commenti di quella che era la città. Bene, l'obiettivo è voler non solo raccontare noi, ma dare la possibilità alle persone di interagire con le nostre applicazioni e quindi con i paesaggi e i monumenti stessi. Se altro tema, quello dell'HBIM, il Building Information Modeling, è stato citato anche prima, due parole al volo. È un processo che è nato per la progettazione del nuovo, per l'edilizia o per le infrastrutture, dove si tratta di un processo che pone al suo centro il concetto di informazione, siccome è dedicato alle costruzioni, radicato sull'utilizzo di un modello 3D. Ora, questo modello 3D è un modello dove gli oggetti si chiamano solaio, muro, finestra e vengono da delle librerie e quindi sono tipizzati. Ovviamente le potenzialità sono enormi, perché raccoglie tutte queste informazioni e quindi ci può aiutare nel progetto, nella manutenzione. Questo modello è interoperabile, può essere scambiato tra tutti gli operatori.
Già da vari anni anche noi ci stiamo occupando della traslazione di questo processo all'edilizia costruita, dove si pongono due problemi fondamentali. Infatti, il costruito nasce da un processo che non è standardizzato, ma è innanzitutto artigianale. E due sono le questioni sostanziali. Ecco, vedete, un esempio, abbiamo questi edifici dove all'interno vi è tutto il sistema costruttivo. Le due questioni sostanziali. Da un lato quello della modellazione, cioè modellare qualcosa che non è parametrizzabile, ci sono varie strategie, o lo parametrizzo e poi lo modifico, oppure lo importo, ma non voglio parlare di questo. Oppure l'altro problema grosso, altra linea di ricerca, sul quale ci stiamo ora focalizzando, è quella del database. Cioè i BIM, che sono dei processi disponibili, i vari BIM delle varie software house, forniscono all'interno un database che non soddisfa totalmente l'applicazione al caso dell'edilizia storica o del monumento. Non contengono, non riescono a contenere, e soprattutto in maniera interoperabile, tutte le questioni relative alla documentazione archivistica, al rilievo, al sistema costruttivo storico, alle fasi di trasformazione e costruzione, al degrado, al danno e così via. E allora ci sono varie strategie. Cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere questo database, esportarlo all'esterno, aprirlo, ampliarlo, mantenendolo interoperabile col modello 3D. Questo è il tipo di lavoro. Questo per avere cosa? In modo che questo modello BIM, che normalmente viene utilizzato sulla workstation nello studio, in realtà attraverso l'ICT possa essere impiegato nella ricostruzione per l'edilizia storica attraverso qualsiasi strumento in il centro storico, in cantiere e dove si voglia, anche attraverso applicazioni di realtà aumentata. Vado a chiudere tracciando proprio una conclusione. Qual è il valore aggiunto dell'ICT? In realtà, dopo la rivoluzione del 3D alla portata di tutti, ora quello che ci viene consentito è avere questi modelli ovunque, informazioni di qualunque tipo, computabili in real time. E quindi in realtà si viene ad avere, viene a trovarsi come sorpassata quella preconizzato problema della virtualità o del cosiddetto iperreale, perché il modello è possibile portarlo in sito e nei fatti riagganciarlo al monumento stesso. Ho concluso il nostro piccolo gruppo di lavoro, noi siamo gli ultimi che sono entrati in Incipit, grazie anche a loro, perché il lavoro va avanti anche grazie ai collaboratori, e alcune prime pubblicazioni. Grazie. Allora, gli interventi tecnici sono conclusi, adesso abbiamo una piccola parentesi legata a una testimonianza che arriva dalla struttura tecnica di missione, che è la struttura che governa, è una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che governa i processi che sono dietro a questi progetti. Io ci tenevo molto a lasciargli lo spazio per una testimonianza per un fatto specifico, e cioè hanno da sempre con noi condiviso e creduto sul fatto che progetti come questo possono essere elementi capaci di attivare processi virtuosi, come in parte cominciamo a vedere. Subito dopo ho appena saputo dalla rettrice che sta tornando da Roma, aveva un impegno che purtroppo si è sovrapposto questa mattina in CRUI, che quindi dovrebbe raggiungerci in tempo per considerazioni conclusive che lascerei sicuramente a lei. L'ingegner Provenzano è in rappresentanza della struttura di missione, persona che conosce bene questa città, ha lavorato presso l'ufficio speciale, quindi ha anche seguito processi non sempre semplici legati alla ricostruzione. Grazie. Buongiorno a tutti, sono appunto ingegner Provenzano, sono un funzionario della Presidenza e lavoro alla struttura di missione che si occupa, come diceva bene e secondo me anche in maniera troppo generosa il professor Graziosi, dei processi di ricostruzione. Proviamo a governare e coordinare tutti i processi di ricostruzione. Io non ho preparato nessuna slide, nulla, è solo un saluto il nostro. Mi scuso per il dottor Marchesi, ma avevo un impegno, non ho potuto esserci, e quindi proverò io a fare i saluti, e non solo i saluti, ma a
continuare su quella scia del supporto di cui abbiamo di cui ha parlato il professore qualche minuto fa, perché siamo convinti, e la mattinata di oggi ci ha dato ancora più convinzione, che l'investimento che insieme stiamo portando avanti sta avendo, secondo me, delle linee di ricerca fondamentali per questa città, perché un po' riflettevo sul concetto di anello ottico e la congiunzione. A me un po' è parso che questa congiunzione è una congiunzione non solo degli edifici della pubblica amministrazione o degli edifici scolastici, ma è la congiunzione di tanti pezzetti di ricostruzione che vanno ricongiunti, perché la ricostruzione privata sta ridando pian pianino, magari speriamo di essere un po' più veloci, le case ai privati. La ricostruzione pubblica ridarà gli immobili pubblici, ridarà le scuole agli studenti. Adesso serve qualcosa che ricongiunga tutti questi immobili, perché la vera sfida, secondo me, è tornare appunto a ripopolare il centro della città, ripopolare il popolo, e quindi ricongiungerli attraverso la fibra ottica, attraverso le tecnologie che voi meglio di me avete oggi descritto. Secondo me è un valore aggiunto per questa città e offrirà, come già si sta avendo, offrirà delle possibilità che altre città non hanno, perché parlando un po' di sviluppo, a me viene in mente che bisogna essere un po' ottimisti, perché sviluppo in fondo che significa? Ci sono delle cose che non mi piacciono e vorrei provare a cambiarle, e quindi farei uno sviluppo. Qui è successo una cosa un po' diversa, nel senso che il terremoto purtroppo ha deciso che bisognava cambiare e quindi bisognava sviluppare, e per questo la struttura di missione, ma la regione, ma il comune, ma l'università, facendo sistema, in qualche maniera, secondo me, stanno dando una risposta a quello sviluppo un po' forzato dovuto al terremoto, che però oggi, a 8 anni, rappresenta, a mio avviso, e la mattinata di oggi lo conferma sempre di più, la possibilità che si può cambiare, si sta cambiando e si sta sviluppando davvero una città che offrirà per il futuro delle possibilità che altre città non hanno. Grazie. Bene, allora intanto sono molto felice perché ci ha raggiunto il vicepresidente della Regione Abruzzo, l'onorevole Giovanni Lolli, che ha anche una delega specifica alle attività produttive e con il quale abbiamo trovato più volte allineamento pieno sulle linee che stiamo mettendo in campo, qualità, ricerca, innovazione come elementi di traino per la città e non solo, ma elementi di traino per l'intero contesto regionale. A lui chiederei una testimonianza su tutti i processi che sta governando, nei quali inquadrare anche quelli dell'Aquila. Buongiorno, intanto mi scuso perché irrompere così non è una cosa correttissima, ma io vengo dal Congresso Nazionale di Confesercenti che si è svolto contemporaneamente in 3 città e quindi eravamo collegati e io dovevo rappresentare il nostro territorio, quindi scusatemi, ma insomma ci tenevo a venire perché ci stiamo effettivamente insieme molto lavorando, quindi colgo l'occasione per fare un breve discorso e vi dico lo spirito con il quale sto cercando, diciamo, di fare la mia parte per un'opera che è un progetto che può diventare molto serio. Con una premessa, io ritengo che l'errore più grande che possa fare un amministratore, nella fattispecie un assessore alle attività produttive, insomma uno che si vuole occupare di contribuire a dare un destino alla propria città, è quello di pensare di farlo così in solitudine. Noi parliamo di cose molto complicate. Coinvolgere i protagonisti sul campo, e nella fattispecie quindi gli operatori della ricerca e le imprese, oltre naturalmente anche i rappresentanti dei lavoratori, è una condizione essenziale. Tutto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni di attività, insomma, si è mosso con questa specie di karma al quale io rimango assolutamente molto molto ancorato. Viviamo in un'epoca di uomini soli al comando che pensano, forse hanno ragione loro, non lo so, io vengo da un altro pianeta, che la complessità della società moderna si possa risolvere semplificando e concentrando in menti illuminatissime e ristrette
decisioni che invece io ritengo vengono meglio quando vengono prese, diciamo, un po' insieme. Ecco. Detto questo, noi abbiamo insieme fatto una scelta. Non era una scelta facile, è una scelta che abbiamo fatto guardando al come è conformato il sistema industriale di questa regione e anche di questa città, che sbrigativamente, rispetto al quale diciamo ci sono state analisi sbrigative da parte della politica precedentemente, ne abbiamo sentite di tutte. Uno che ormai l'industria non c'era, che noi avevamo avuto la sfiga di avere la grande industria, che infatti poi se n'è andata perché le multinazionali sono cattive e fanno sempre così, che bisognava puntare tutto sul turismo. Io sono anche assessore al turismo e ci punto molto al turismo, però conosco i numeri e so che nel prodotto interno lordo della regione Abruzzo tutto quello che è determinato dal turismo vale il 50% di quello che produce in un anno una sola azienda, che è la Sevel. Quindi so invece in quale effettiva regione stiamo. Siamo in una regione nella quale il prodotto interno lordo regionale è determinato tra il 27 e il 28% dall'industria. È una percentuale superiore alla percentuale media della Germania. Quindi abbiamo l'immensa fortuna di essere una regione molto industrializzata, con un apparato industriale ramificato, distribuito, fatto anche di grandi imprese, e questa è una fortuna, secondo me, fatto anche naturalmente di una miriade di piccole imprese. Ora, questo apparato industriale, diciamo, è stato coinvolto pesantemente nella crisi degli anni che conosciamo. In alcune parti, l'Aquila in particolare, era stato coinvolto già precedentemente in una crisi, diciamo, in una deindustrializzazione precedente. Quella crisi da noi è stata più forte che altrove perché è coincisa con il terremoto, e ci ha beccato essendo la prima regione d'Europa che eravamo uscita dall'obiettivo 1, quindi in una fase complessa di transizione, quindi ha avuto effetti particolarmente duri, che hanno prodotto ferite, alcune delle quali sono ancora apertissime, io una a una di queste mi occupo, però è un apparato industriale che nella sua parte delle imprese medio-grande e in una parte ristretta purtroppo delle imprese più piccole, siccome era già orientato o ha rafforzato il suo orientamento all'export e quindi è abituato a confrontarsi sui mercati internazionali, per questo motivo oggi dà segnali di ripresa veramente molto consistenti. E noi dobbiamo saper guardare questi segnali, perché riguardano quelle imprese, e vi assicuro che io passo il mio tempo a occuparmi di queste cose, posso misurare le ore che ho dedicato e che dedico tuttora alle crisi industriali rispetto alle ore che dedico a chi vuole investire, e 3 anni fa, 2 anni fa non c'era paragone, adesso piano piano il mio tempo si sta spostando. Quali sono le imprese che stanno andando bene? Sono quelle imprese che hanno deciso con forza di puntare sull'innovazione, sulla ricerca, che si sono collegate al sistema degli enti di ricerca e delle università, che hanno fatto, hanno avuto tendenza a fare rete, a rompere l'isolamento. E questo è stato frutto anche, non semplicemente della provvidenza divina, ma anche di politiche che insieme abbiamo fatto in questi anni. Sono successe cose importanti. Io non so quanto, diciamo, l'opinione pubblica abruzzese ne stia prendendo coscienza. Se FCA ha deciso, tornando a investire sulla ricerca in Italia dopo 15 anni, in dato di investire 160 milioni di euro sulla ricerca, e si è deciso di farla nelle 3 regioni nella quale è storicamente insediata con la ricerca, cioè ovviamente il Piemonte, la Campania e la provincia di Trento, se ha deciso di estendere questi investimenti e di coinvolgere nel protocollo che abbiamo firmato solennemente con il Ministro anche all'Abruzzo, è perché in questi anni si è lavorato, perché l'Università dell'Aquila in modo particolare è stata coinvolta in 12 progetti di ricerca che abbiamo fatto con il vecchio FESR 713 sul Ducato, e perché abbiamo fatto scelte importanti, tipo quella di prendere una quota di ricerche, una quota di risorse del FESR, molto importanti, l'azione Cardine si chiama, che erano indirizzate a fare una certa operazione, si chiama il campus dell'automotive, che chiaramente non avremmo mai potuto fare nei termini in cui era stato stabilito, e di usare quelle stesse risorse, facendoci autorizzare, per fare progetti di ricerca e contratti di sviluppo nell'automotive, di cui questa università è stata molto coinvolta. Anche questo
ha convinto Fiat, cioè FCA, a investire qui. Se l'Aquila è stata scelta come diciamo una delle città nelle quali concentrare il progetto pilota sul 5G, è non solo perché ci hanno fatto un gentile dono o perché un po' di lobby pure abbiamo fatta, ma perché si è riconosciuto che qui ci sono condizioni particolari. Tanto è vero che, siccome, come forse saprete, sicuramente vi è stato detto, siamo coinvolti insieme a Prato, che è insomma una città che ha un passato industriale, sta in una regione molto meglio organizzata della nostra, in realtà però, qua ce lo possiamo dire, diciamo tra di noi, nel confronto che c'è stato con Prato, ci siamo trovati tutto sommato a scoprire che, ecco, non voglio fare lo sborone, però, anche perché non c'ero io, c'eravate voi, ma insomma ci siamo trovati a scoprire che noi avevamo un'elaborazione molto più avanzata, e non solo un'elaborazione, anche un sistema di relazioni e una serie di attività molto più avanzate. Se quando sono stati fatti bandi di ricerca da parte del MISE Horizon, quelli da 0,8 a 5 milioni di euro, e noi abbiamo concorso potendo partecipare a 30 milioni di euro, che erano la riserva per le aree, per le regioni in transizione, sono stati ammessi 55 progetti, 50 sono abruzzesi. E vi posso assicurare, potendo leggere i titoli, che mentre in altre regioni sono comparsi studi odontotecnici o macellai, i 50 progetti abruzzesi sono 50 progetti di ricerca di industrie, di imprese collegate ai sistemi. Abbiamo fatto recentemente un'altra scelta, anche questa sembrava un po' ardimentosa, cioè quello di fare un bando per progetti di ricerca superiori a 5 milioni di euro. E l'esito che abbiamo avuto è un esito sorprendente, 15 sono i progetti, 14 sono i progetti che sono stati ammessi, andremo sicuramente in overbooking, cioè dovremmo utilizzare molte più risorse di quelle che abbiamo messo, ma io conosco i titoli perché poi sono le commissioni che dovranno esaminare, naturalmente, vedendo i protagonisti e i titoli di quelle iniziative, sono cose di primissimo ordine. E abbiamo fatto un'altra scelta che altre regioni non hanno fatto, e io la voglio qui rivendicare proprio con voi, perché le università abruzzesi mi hanno assistito e stimolato in questa scelta, cioè quella di stabilire che i progetti di ricerca che facciamo noi abruzzesi e che finanziamo con le risorse che derivano, diciamo, dai fondi comunitari che gestiamo, sono aperte anche attività di ricerca che si fanno fuori del territorio abruzzese, perché ovviamente abbia una ricaduta e un collegamento con noi. Altre regioni invece hanno fatto scelte diverse e finanziano solo progetti di ricerca che avvengono all'interno del territorio regionale. Può darsi che queste regioni ritengano, forse a ragione, di avere al proprio interno una tale quantità e massa, diciamo, di attività. Noi no, noi un po' più modestamente continuiamo a ritenere che, se, come è successo, se alcuni di quei progetti che ho citato vedono protagonisti il Sant'Anna di Pisa o il CNR o il Politecnico di Torino, è per noi un arricchimento. E d'altra parte, poi scorrendo, vediamo che le nostre università, in particolare questa, non si sono comportate in un mercato così aperto, così, in maniera così, diciamo, da farci fare brutte figure, perché sono perfettamente inserite e anzi in rapporti collaborativi. Quindi questa scelta di fondo, anche sul FESR 14-20, voi sapete come funziona il FESR, i fondi strutturali, funziona che ti vengono attivate nella misura in cui tu cofinanzi con fondi di bilancio regionale. Ora non vi parlo del bilancio regionale dell'Abruzzo, se no vi intristisco gravemente, ma dovendo, non potendo, diciamo, far partire tutto subito, noi abbiamo fatto la scelta, partiamo anche qua, partiamo dalla ricerca. È attivo, peraltro, forse lo sapete, il bando che, diciamo, va in de minimis, quindi va per le attività di ricerca, perché anche là bisogna buttare un occhio per le imprese minori. Noi abbiamo fatto questa scelta, puntiamo sulla ricerca. Prossimi giorni faremo, anzi domani, mi raccomando, ienici, faremo un incontro con la Sabina Saccomandi, proprio perché stanno per uscire i bandi usciranno entro prima dell'estate, i bandi PON, del MIUR. Finalmente, dopo alcuni secoli, siamo dotati in questo paese di un Piano Nazionale della Ricerca, e a seguito del quale usciranno i bandi, e io penso che noi dobbiamo metterci in condizione, come stiamo facendo, lavorando tutti insieme, di puntare su questo. Ora, tutto ciò produce, vi ho già accennato a quelle iniziative, alle scelte che ha fatto FCA, ma produce altre cose. Aver avuto questa opportunità di colloquare qui
l'esperimento, diciamo il progetto pilota sul 5G, ha fatto scegliere, è notizia ormai conclamata, fu annunciata la prima volta proprio in quest'aula, non solo a ZTE, che collocherà, voi sapete che ZTE ha vinto la gestione della rete di Wind 3, che è un cacchio di lavoro, e quindi decide di collocare in Italia, in Europa, un centro di ricerca, e ha deciso di collocarlo ad Aquila, anche in collegamento con questa università, ma un'analoga decisione non è ancora formale, ma insomma gli incontri sono in corso, l'ha presa anche la stessa Wind. E Enel, che partecipa per la rete fissa, diciamo, a questo bando, Enel ha annunciato che avendo scoperto che c'è in Italia un problema di formazione di operatori sulla banda, sulla rete e sulla fibra ancora scarsa, ha deciso di collocare qui ad Aquila, l'ha annunciato il ministero delegato, il proprio centro di formazione. Quindi le cose succedono, quando succedono le cose, e cioè le imprese, le attività non si vanno a collocare in un deserto, le attività si vanno a collocare dove c'è un ambiente culturale, istituzionale e diciamo così industriale accogliente, e la scelta di fondo è renderci accoglienti, e tra l'altro questo ci ha permesso di puntare su alcuni progetti enormi. Cito qui, tanto li conoscete, immagino, il progetto DarkSide. Il progetto DarkSide, l'altro giorno ho visto che in televisione hanno fatto una grande, diciamo, strombazzamento, è un progetto importantissimo che, diciamo, ha la sua collocazione come progetto di ricerca di base sotto il laboratorio del Gran Sasso, ed è la ricerca della materia oscura sul una grande quantità di argon. Questo argon viene purificato in una miniera del Sulcis e poi utilizzato qua, e lo strumento col quale si indaga su questo gas, diciamo, è uno strumento che attualmente è in commercio solo in una versione di un grande produttore giapponese che si chiama Hamamatsu, che ha, diciamo, il monopolio di questo settore, e invece si è deciso di fare una filiera tutta italiana. La progettazione è stata fatta in FBK a Trento e lo sviluppo avverrà qui. Il titolare di questa attività è l'Istituto di Fisica Nucleare, selezionerà l'impresa, parteciperà una nostra impresa locale che si chiama El Foundry, noi pensiamo che possa vincere, aggiudicandosi questa attività, e si fa una nuova attività, si chiama Nuova Officina Sergi, è un'attività industriale che serve nell'immediato a fornire a quella ricerca il materiale necessario, ma che si orienta su un mercato mondiale di quella materia che vale circa 1,5 miliardi di dollari. Così l'altro progetto, che naturalmente quel progetto vede coinvoltissima questa università in prima linea, come naturalmente anche là, io adesso scusate se faccio un po' lo sborone, adesso siamo in campagna elettorale e si sentono un sacco di fregnacce, la più bella delle quali è stata quella che ho sentito a un candidato, non rivelerò il nome, il quale ha detto che, scorrendo così distrattamente, immagino perché si occupa di altro, i vari progetti che si sono scoperti, che noi siamo coinvolti in un progetto che si chiama la Regione della Vista, che coinvolge in modo particolare la Dompè con l'Università di Chieti, dove c'è un centro di eccellenza nella Facoltà di Medicina. Tra l'altro, progetto finanziato con fondi FESR, non con fondi della, ma è indifferente. Ho visto che ha fatto una conferenza stampa dicendo come noi facciamo dei progetti di ricerca che vanno a finire a Chieti. Ora, io ho spiegato a questo signore che il progetto DarkSide nasce dall'Università di Princeton e, diciamo, ci può capitare, sì, di arrivare a spingerci fino a Chieti, lievemente al di fuori del perimetro urbano, dentro al quale, se ci vogliamo invece, diciamo così, racchiudere, pensiamo di risolvere i problemi dello sviluppo dell'Aquila come fu risolto nel 1700, quando, come sapete, nell'altro terremoto chiusero le mura cittadine per 5 anni, non si entrava e non si usciva. Penso che sono, diciamo, in grado di mettere in campo, siamo in grado, politiche lievemente, a un'intensità di modernità lievemente superiore. E infine c'è il progetto bellissimo, secondo me importantissimo, di cui voi siete, questa università è protagonista, che è quello di Emerge. Il progetto di Emerge è il progetto che, diciamo, stabilisce di collocare un centro di eccellenza europeo qui per quanto riguarda l'auto, o meglio, i mezzi,
i mezzi di trasporto connessi con geolocalizzazione satellitare, è coinvolto Radio Labs, che è un consorzio di cui l'Università dell'Aquila è protagonista. Insieme, dentro questo consorzio, c'è una grande impresa italiana che si chiama Ansaldo, che ha, diciamo, è la più avanzata oggi che c'è nel mondo per quanto riguarda questo tipo di attività sui treni, tant'è vero che l'unico treno interamente a guida remota che funziona nel mondo sta in Australia ed è prodotto da Ansaldo, è coinvolta direttamente a scelta, è stata coinvolta in un successivamente, ma è coinvolta direttamente una struttura del nostro territorio fenomenale, che è Telespazio. Come saprete, Telespazio ha rivinto la nuova gara del nuovo Galileo, e naturalmente questo coinvolge chiaramente l'Università dell'Aquila, altre imprese, ma soprattutto FCA, è uno dei motivi per i quali FCA ha deciso di scegliere l'Abruzzo come è anche questo, come pure il fatto che FCA ha partecipato insieme a Wind direttamente al bando del 5G. Cioè, noi stiamo cercando, stanno succedendo delle cose. Ora, io capisco che gli effetti diretti sul drammatico problema di lavoro che noi abbiamo in questa regione e in questa città non siano così vistosi e immediati come la gente giustamente si aspetta. Conta molto di più, ai fini del numero di occupati, quello che succederà al call center, ai care, o al call center che va in subappalto per un altro call center che si chiama Lavorabile, che è stata Aquila. Queste due cose che vi ho detto valgono 1000 occupati, ovviamente me ne occupo da tutto. E quindi capisco che da parte dei cittadini ci sia maggiore, ma noi qui stiamo parlando di una, io non lo so se tra 4-5 anni uno che verrà al posto mio si troverà che c'è ancora iCare o che c'è ancora Lavorabile. Sono abbastanza sicuro che se continuiamo a lavorare così, invece, troverà che quelle attività di ricerca che stiamo impostando adesso non solo ci saranno ancora, ma avranno probabilmente generato altre attività. Tant'è vero, e questa è la controprova, che aver così tanto insistito da parte di Paola dell'Università e più modestamente da parte mia a tenere agganciato anche il sistema ECT a queste attività, oggi produce che Alenia Thales ha deciso di fare un'attività importantissima che è dedicata, diciamo, allo sviluppo e alla produzione dei piccoli satelliti, di farla ad Aquila. Non era una cosa semplice, c'è di mezzo, come sapete, Thales, e quindi c'è stata una scelta che è stata fatta anche in Francia, è stata fatta qua perché, modestamente, io ho partecipato mettendo 10 milioni di euro sulla Space Economy, scelta strategica secondo me, ma si è deciso di più perché evidentemente si valuta che l'Aquila e in qualche modo l'Abruzzo stiano diventando uno di quegli ambienti nei quali, dal punto di vista culturale e tecnologico, può convenire investire, e penso che questo sia il servizio migliore che noi possiamo fare per le future generazioni di questa città. Grazie. Grazie all'onorevole Lolli. Mi permetto di sottolineare solo un fatto, che guardare alla programmazione con lo sguardo lungo, senza avere la tentazione di risolvere problemi contingenti, confondendo i due aspetti, come troppo spesso in passato si è fatto, è un elemento qualificante di assoluto valore, secondo me. Allora, con qualche spericolata acrobazia siamo arrivati a completare il programma, perché anche la nostra lettrice è riuscita a raggiungerci, aveva un impegno a Roma, quindi chiederei a Paola di fare delle considerazioni conclusive e subito dopo chiudiamo i lavori. Capisco che io sono l'impedimento verso il pranzo a questo punto, no? Quindi io sono proprio l'ultimo ostacolo. Ah, va bene. No, credo che Giovanni, ora mi spiace non essere venuta, immagino, e sono anche arrivata tardi sull'intervento di Giovanni, però ho visto la fine dell'intervento e so che cosa ha detto, quindi non mi dilungo molto. Voi avete lavorato e il senso di questo progetto è stato un po' ricordato, credo, no? Questo, di nuovo, è stato un progetto, questo qui di Incipit, dell'anello ottico, molto visionario,
che è stato appoggiato da appunto un po' di persone visionarie a quel tempo. Non si capiva veramente bene, no? Cioè avevamo in mente che potesse essere un'infrastruttura di ricerca per tutta un'area vasta dell'ICT, che è quella che avete visto presentata oggi, no? Che è un'area vasta, perché insomma va dal livello della comunicazione fino ai servizi e alle applicazioni in vari domini, quindi era questa un po' l'ambizione. Quello che io dicevo era: va bene, vogliamo fare quello che il tunnel del Gran Sasso, sotto il Gran Sasso, è stato per i laboratori di fisica del Gran Sasso, cioè un'infrastruttura aperta dove poi si può pensare a livello nazionale e internazionale di venire a fare i propri esperimenti. Questo è il motivo per cui è anche pubblico, è dell'università e è un'infrastruttura che deve essere a disposizione dei... Naturalmente fare queste cose, farle parallelamente, fisicamente, e fare anche poi il lavoro teorico e più scientifico vicino, non è semplice tenere i due passi sincronizzati, di fatto non lo sono stati per una serie di impedimenti oggettivi che sempre succedono in Italia, però di nuovo, un po' perseverando, piano piano questa cosa è andata a buon fine, e come forse è stato già detto, l'esistenza di questo progetto e del contributo di conoscenze che tutti voi avete contribuito a costruire, no? All'interno del progetto è stato un elemento, anche questo, abbastanza dirimente rispetto al fatto, alla nostra in qualche modo candidatura ad essere una dei 5 luoghi 5G di sperimentazione in Italia e in Europa. Quindi possiamo considerarci contenti, d'altro canto ci consideriamo anche con un'enorme responsabilità, no? Perché è chiaro che avere lo sguardo lungo, sì, si fa presto, dice sì, ci piacerebbe rifare questo e questo. Beh, ora le cose che ha detto Giovanni dimostrano che noi, insomma, lo sguardo lungo l'abbiamo avuto, l'investimento l'abbiamo fatto, ora dobbiamo reggere la prova dei fatti. E reggere la prova dei fatti vuol dire avere le risorse umane e scientifiche per riuscire a coprire tutti questi fronti. Qui io lo dico a voce altissima, non ce li abbiamo come Università dell'Aquila e non ce le vogliamo avere come Università dell'Aquila. Noi vogliamo essere un luogo dove la comunità nazionale e internazionale sente di poter venire a lavorare su grandi progetti strategici. Quindi l'apertura, che è un po' stata la chiave di volta di tutte queste iniziative, e guardo, diciamo, l'advisory board, vado in quella direzione, perché l'apertura è una cosa reale, no? Nel senso che noi pensiamo che su questi progetti, inclusi tutti quelli 5G, debba esserci uno sforzo congiunto, incluso Emerge, il discorso sul veicolo connesso. Chiaramente qui sarà caratterizzato per l'aspetto di geolocalizzazione satellitare, però anche questo è un'importante sfida, di nuovo nazionale, perché, e qui apro una parentesi, satellitare è un'industria molto sostenuta, no? Diciamo, questo si sa, l'ha pure detto Giovanni, no? Ci ha messo 10 milioni di euro l'Abruzzo sulla Space Economy. Ciò nonostante, l'Italia ha una posizione leader in questo settore ed è una sfida nazionale utilizzare questo tipo di tecnologie all'interno di domini applicativi dove tendenzialmente non si sarebbero utilizzati. Voglio dire, è anche per il nostro territorio, potrebbe voler dire l'apertura di mercati che altrimenti, e quindi per le nostre imprese, di nuovo parliamo, no? Potrebbe voler dire l'apertura di mercati che oggi non ci immaginiamo nemmeno, no? Quindi, insomma, grazie a tutti, ma siamo a un pezzettino della strada e vorrei che, insomma, questo sforzo di coinvolgimento e di attrazione da parte nostra e di questi progetti della comunità nazionale e internazionale diventasse effettivamente qualcosa di più concreto. Rispetto a quanto abbiamo fatto finora. Ora penso che il pranzo ci tocca. Grazie.